Finché non parte il gioco. Vaffanculo Steam che deve aggiornare il suo culo. Il suo culo. Impossibile sincronizzare i file description con Steam Cloud. Ma via sto gioco, non mi rompere i coglioni. Steam, non mi fare... Steam, non cominciamo, eh? Parti, gioco, parti, buonasera. Sto carico, voglio giocare. Se finisce il gioco. Ieri ho parlato col Forza Agro, non mi hanno spoilerato niente, ma ci hanno giocato pure loro. E no, non è lunghissimo sto gioco, è vero? Stiamo andando avanti. Per Twitch è offline, what? E ci sta, già. Bello, tu lo devi scoprire. Eccoci, è partito? È partito? Eccoci. È partito. Premi un pulsante. Mi sembrava strano. No, non mi hanno detto nulla, Jerry. Però ci hanno giocato. Qui è incredibile, devi fare il continuo con... Ma qui ci staranno anche dei segreti dentro la hub del caricamento. Se clicchi in alto a sinistra succede qualcosa. Ma lui lo sa che sono uscito dal gioco. E adesso mi farà ben tornato, pezzo di merda. Perché non risponde Inscription? No, attendo la risposta. Attendo la risposta. Rispondi Inscription. Sta rispondendo. Sta rispondendo. Grazie Ange. Ciao. Ciao a chi sta sabba. Grazie a tutti. Ciao ciao ciao. Aria. Allora eravamo morti come le merde. L'ultima. L'altro ieri. Ma va bene così. Adesso vediamo un po'. Ma c'è un l'acqua tiepida è intizzuppata i due stivali. Le mosche hanno preso a rozzarti tutta torn. Sei entrato nelle paludi. Zan zan zan. Ma c'è un limite massimo delle volte in cui possa morire? Non credo. Tartaruga pass vermisac. La tartaruga ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Prendiamo la tartaruga. Ho capito che non dobbiamo avere troppe carte in questo gioco. E ci rimangono gli oggetti. E dobbiamo fare questa combo. Ho visto cose uscire dal quadro. Ma solo se le carte sono allineate nel modo giusto. Ok. Pensavo a questa è Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh gone wildissimo. Oppure gone come la prima stagione Yu-Gi-Oh, dove lui condannava la gente alla dannazione eterna. Poi diventa uno stronzo bravo. Non si capisce il motivo. La prima stagione Yu-Gi-Oh l'avete mai vista? Qua non c'era tutta la roba delle carte. Lui era Ghost Rider, cazzo. C'aveva le palle cubiche. E poi è diventato uno che crede nell'amicizia. Ma sti funghi non c'erano. Sti funghi non c'erano. Vabbè, di Bari sei. Ah, ah, tutte cose. Non ho capito. Ui, ui, ui. Qua me puzza. Sto fumo. Sto fumo. Forse col tubo in bocca qui. E succedono delle cose qui. Ma qui abbiamo aperto tutto. C'è pure passato sopra con la manina. Cosa? Che mi sono perso? Oddio, mi sono perso delle cose. Un dente d'oro. Ma quindi la manina. La manina. Intanto ho preso un dente d'oro. Ma che ci faccio? Bastardi? Devo vedere la manina. Devo fare sapientemente. Un cazzo. Mi chiudo come le merde. Mi chiudo. Te lo do in fronte, va bene, così divento l'uomo dentuto in fronte, figata. Figata. No. Qui abbiamo messo il cagnolino e lo scoiattolino, ci vorranno dire qualcosa. Ah, qui si accende. Discoteca. Disco capra, vai con disco capra.
tunse. Mo? Ho acceso la capra, sì. Configgi di nuovo. Non sai che un asso nella manica. Vabbè, mandate un affanculo. Giochiamo a carte, va. Giochiamo a carte, se può chiudere gas. A che punto sono arrivato con le sfide? Che cazzo ne so, frate? O sore? O chi sei te? Sacrifichiamo qualcuno. Mi scordo sempre che vuol dire quell'altro simbolo. Porca pupazza, addolorato. La scelta è tua. Ma se io sacrificassi... No, no. Questo è un killer comunque. Beh, insomma. Ma se sacrifico Reginaldo, vaffanculo Reginaldo. Gli do tutti i poteri a Reginaldo, al Grizzly, cazzo, diventa una macchina da morte. Tu, mamma mia, ti faccio diventare cattivo. Scelta avveduta. Ok, d'accordo. È diventato incazzato. Ciao John Game, John Game. Non è successo niente, ho appena ucciso una persona. Va bene così, no? Non credo che qualcuno mi possa fare causa. Questo a destra non l'ho mai visto. Questo a destra non ho idea di cosa sia. Ciao Ciccio. Io non ho il lupo piccolo Angelo. Allora lui c'ha la rana d'oro là. Ah, è vero, non posso pescare al primo turno. Io metto la rana d'oro qua. Forse sarebbe stata meglio la rana d'oro? No. Vai. Forse era meglio il lupo. Forse era meglio il lupo. Va bene, Dig. Ciao, Blaziger57. Sto gioco è bello, sì, mi sta piacendo tantissimo. Mi sta piacendo veramente molto. Allora. Prendo l'altro scoiattolo. Chi ha messo lì? L'arfa. La vipera mi farà del male alla rana toro in una maniera veramente... Cazzo. In una maniera cazzo. Allora metto il lupo qua. Metto il lupo qua. No. Sì, metto il lupo qua. Dovrebbe pure vincere tutte le incertezze. Usami con saggezza. Sì, è figo sto gioco. Quando torna Sea of Thieves. Mai più, fratello. Mai più. Saluta. If you love Sea of Thieves. Ce l'ho 4. Vai, ammazza sta vipera di merda. Anche se la ranatore è diventata incazzata. Sto un po' nella merda. Sto girando la merda. Porca troia. Perché non ha preso? Ah, vero, il pipistrello. Dio Cristo. Ho vinto. Dai, cazzo. Gianluca. Gianluca. Questo che cos'è? Ah, la grotta. Non mi ricordo. Dammi il lupetto. La prova di salute. Ah, era la prova. Io c'ho 6 di salute. Non credo che possa... La prova di parentela. Per sua la prova, 2 delle 3 carte devono appartenere alla stessa famiglia. Questa potremmo riuscirci. La prova delle ossa? La prova del sangue. Costare almeno 4 di sangue in totale. Ciao Jamie, grazie. Ciao Jamie, grazie per il prime. Jamie 999. Allora, ciao Flamia. Grande Flamia, una certezza. Flamia, tu mi stai... Tu sei rette mecenate. Sono anni, cazzo, che... Grazie Flavio. Grazie Flavio. Comunque. Ciao Luna, ma ciao a tutti, eh. Quale io la, ma quella del sangue o quella della famiglia? Perché c'è un sacco di roba. Ciao Velax, grazie Velax, il tuo sub, scusa. Grazie a tutti, grazie a chi sta sub. Bevo l'acquetta levissima. Non mi ha pagato, vaffanculo levissima. Ti bevo, ma vaffanculo. Ciao mister, grazie mister. Pure mister, porca troia. Ormai sono... Quanti sono passati 3 anni quando sono beccati mister? No, 2. No, 3 mi sa. Una cosa... Madonna, il tempo. Beh, che la pandemia sembrava di più. Cazzo, mannaggia sta pandemia. Però forse stanno a Lucca, se la fanno seria, ci vengo. Ci vengo a fare un giretto a Lucca. Ci ritorno, mo vediamo. Fammi quella della famiglia, vaffanculo. Quella della famiglia, vaffanculo. Dai. Quella è una bestia, no? Tartaruga. Sono tutte 2 bestie. Sono 3 bestie. Come? No. Non ho capito sta cosa della famiglia, allora. Non hai capito. Ma tipo le formiche. Che vuol dire? Queste sono bestie. Stessa famiglia. Rettile, insetto, orso. Ah, Dio Cri.
Proprio a sto livello specifico stanno. Ma qual è il sigillo della famiglia? Non è questo in basso a sinistra? No. Ah, è questo mezzo trasparente. Mandata a fanculo. Vabbè, qual è la punizione? Niente. Ok. Potevo pescare lupi. L'intagliatrice! Non ho ancora capito bene come funzionano i totem. Nonostante l'età, si è mosso con particolare vigore. Allora, io ho la testa dello scoiattolo. Porca troia. E prendo questo, che è l'hammer. Senza dire altro, l'Italia dice se n'è andata. E adesso ho anche questo. Quindi adesso... Ma lo potrò attivare una volta sola. E vabbè, usiamolo. Ah no, adesso sono tutti incazzati come le scimmie. Ottimo. Minchia, l'hammer. Ma qui è un po' alla bandisova, alla bandisova o Isaac. Gli scoiattoli avranno quel potere. Porca troia. Ci sono arrivato adesso, sono un coglione. Lo puoi usare quando vuoi. Però diventa alla bandisova Isaac. Nel senso che va a run e devi buildarti il più carte. Potente possibile. Quindi devi prendere cose più lamer, devi... Cioè, le run possono essere o facilissime o difficilissime. Mi sembra una cosa del genere. Ma magari sto a dire una cifra di cazzata. Ecco, con gli scoiattoli è inutile. Infatti adesso non prenderò mai più una capoccia di scoiattoli. A meno che, tipo, la morte. Vediamo un po' che c'hanno. Allora, questo si nasconde e vola e vaffanculo. E vaffanculo. Metto questo che è un killer ballerino. Devo capire bene sto gioco. Aspetta. Questo io non po'. Brutta giocata, perché questo non potrò mai prenderlo, vero? Lo so, l'ho fatta apposta la brutta giocata. Non mi dissare. Ok, adesso lui prende sopra di me. E adesso si nascondono questi stronzi. Ok, avevo capito. Vediamo sta larva, perché mo mi faranno cazzo il coyote. Vabbè, mi sa che ho perso. No. Ok, è diventato. Ma questa è Yu-Gi-Oh! Real. Merda. Vabbè, devo parare. Devo parare. Minchia, ma quanto ci mette a diventare qualcosa di serio? Vabbè, almeno mi paro il coyote. Mi sa che sono morto, raga. No. I cadaveri non mancano mai. Perché i vermi sono entrati da soli? Perso? No. Ma minchia, ma veramente. Ma Bukido! Come si chiamava? Bukido? Hai visto la serie su Cuphead? No, perché ci devo ancora giocare. Brukido, come si chiamava? Questo che fa? Leggo l'effetto. Mangia cadaveri. Sei una creatura che possiede, muori in combattimento. La carta. La carta, una carta che possiede quella. Ma che cazzo l'ha tradotto? Mio nonno. Che possiede. Dissinga mio nonno, alla mia famiglia. Ah, in mano viene giocato. Beh, ma questa carta è l'hammer in una maniera veramente. Ma è il top questa carta. Ma è il top. Ma questa la devi prendere sempre. C'è un'evocazione speciale. Yu-Gi-Oh! I gatti stanno. Ciao, no! Oddio, no! Ti sto vedendo crescere, cazzo. No, mi commuovo. Come va? Adesso sono una persona completamente diversa rispetto all'altro anno, Noah. Comunque, i gatti stanno bene, però c'è sta pipina. Non so se ve l'avevo detto, c'ha un pezzetto di coda, il pezzetto finale che è insensibile perché è morto. Tipo, ma poi un pezzettino. E adesso, però, se l'ha un po' scorticato, gli abbiamo dovuto mettere il collare elisabettiano, non ce la posso vedere con quel collare. Per non far mozzicare la coda, la stiamo a disinfettare e può essere che io dobbiamo tagliare via. E fine. Vabbè, niente di che, regà, però è una palla. Allora, guarda, gli do un cazzotto. Ma gli posso dare un cazzotto? Perché c'ho l'anello del potere? Vabbè. Allora, adesso io do... Madonna, 7-2. Ma la cazzo... Ma ho vinto. Tu caghi quella, hai vinto dopo 4 turni. È il turno win. Io metto lo scoiattolo solo... Ma manco se para. Vabbè, dovrei aver vinto. Va, fa culo. Boom, boom, boom! Cioè, 7! 7! Numero magico, la falena magica! Venomoth. Si chiama. C'è scritto sotto come si chiama. Stegosandro. Inscription. Allora, la famiglia. Io prendo le bestie. Vivera. Ottima. Carta da sfondamento. Da rottura di coglioni. Per killare quelli grossi. Sacrifichiamo
Satana. Allora, qua, da quello che ho capito, tocca sacrificare una cosa bella. Un sorcio. Mi dovrebbe dare un token sorcio. Ma una merda, una merda. Perché l'altra volta mi aveva dato? Perché la capra? Forse ci sono dei mostri specifici da sacrificare che ti danno le cose sgrave. Sarà una larva subito. Porca troia, sti cazzo di gabbiani di merda. Fanno un male cane. Che poi si nascondono, il pipistrello. Comunque mi superano tutti, quindi deve essere una roba di sfondamento qua. No, metto la larva. E poi metto il lupo. Certo, il grizzly 3D sangue è troppo, eh. E vabbè, ma me stai a rasciazzi. Ma me stai a rasciazzi. Ma uno come fa? Ma uno come fa? Merda. E metto il lupo. Lo metto di qua perché sennò mi servono i rane toro, ma non mi escono. Non ha mai preso Urali, non so chi è. Forse la carta ossa viene sacrificata. No, te da un osso in più all'inizio. C'ho paura di perdere, ragazzi, eh. Ma questi sono diventati più incazzati. Questo c'ho uno o due, questo. Ma tanto non è. Tanto non ha senso, sono tutti volanti. Però alla fine cerco di metterlo davanti a rana toro. Vabbè, senti. Fagli male, buffo! Fagli male, buffo! E sei sicuro? Dove cazzo li metto? Ho perso, Dio Cristo. Ho perso. Ah! Sì, ma vaffanculo, gioco. Ma vaffanculo, ma uno come deve. Coltello. No, lo uso al boss il coltello. Ma uno come dovrebbe fa? Sacrifico. Sono un po' a caso, eh. Sono pulito le tue pelli. Non ho pelli, stronzo. Capisci quanto sei deludente? Devo darti questo. Che me dai? Compraci qualche pelle. Ah, sono i soldi. Ma mi tratta come un barbone. Vabbè, grazie. Ma gentile lei. Ma questo è solo uno che si sente solo, che vuole giocare. Ma un piccolo angelo del cielo. Funghetti! Hai qualche v... Non sono vittime. Nessuna coppia. Porca troia, mi serviva il sorcio. Mi sono scordato tutto di questo gioco. Ma perché ho sacrificato proprio il sorcio? Cazzo. Cazzo! Io prenderei la rana toro perché mi sono rotto il cazzo dei volanti. Anche se la strana larva è veramente lamer. Ma fai schifo, l'ha detto. Mi serve la rana toro. Questo chi è? Pescatore? Vai col pescatore che mi farà un culo cubico. Cubico me lo fa. Che grande cazzo. Quella che a prima vista è scambiato per un macigno deforme. Si è rivelato essere un uomo grosso. Ciao Mattia, grazie. Ha tentato di passare inosservato, ma il tuo piede ha urtato un secchio di merda. Va bene, sono il pescatore. E tu sei il pesce. E tu sei il pesce. Grazie per l'osso. Bello questo potere. Certo, io mi faccio del male da solo. Ok, adesso ho una rana toro, cazzo. Bello, bello. Subito rana toro. Subito. E poi per adesso va bene così. Al limite uso dopo gli oggetti. Yeah. Adesso lui mi para, perché è il Goat del pareggio. Però io non potrò colpirlo. Vabbè, vaffanculo. Ah, poi questo c'ha due fasi. Dopo mi manda gli squali pazzi. Mi manderà gli squali pazzi. Forse me la tengo. No, non me tengo un cazzo. Vai! No, merda. No, vabbè. Quasi qua. Ah, no. Ah, cazzo. Ah, no, no. No, aspetta. Se no mi avrebbe fregato. Però no, devo lasciare lo scoiattolo perché questo si frega la roba. Vabbè. Tieni. Ok. Sto già nella merda, carcola. Devo far così. Tutti volanti, cazzo. Che palle. E io devo fregare così. Qua è una gara a chi ammazza prima l'altro. Sono le uniche cose che posso fare, raga. Sono le uniche cose che posso fare. A meno che dopo gli frego uno squalo. Alzheimer run. Ma come ti permetti? Boom.
Sto dicendo, zitto zitto. No, hai rotto i coglioni. Io faccio così, così ti spacchi da solo. Insomma. Vai. Bam. Mo lo frego, Tiè, bravo stronzo. Una genia di scoiattoli. Io continuo così. Perché sto in vantaggio. Ora devo mettere lo scoiattolo. Io lo metto qua. Così io lo metto. No. Vai. Dai, caga sti squali. No. Ok. Oh, ma dammi uno con un mostro. Ma dammi uno. Ok, uno pari, che io lo accetterei pure. Adesso gli faccio spaccare il Martin Pescatore. Ok, pesco uno scoiattolo perché mi serve anche per dopo. Vai col Martin Pescatore. Continuo così. Bello che hai evocato la carta per distruggerlo. Ciao Marco Crepaldi, grazie per il raid. Ok, mi hanno dato i vermi, ottimo. Grazie per il raid. Mi hanno dato i vermi, ottimo. È una frase che non pensavo avrei mai detto. Mi hanno dato i vermi, buono. Io voglio fregare lo squalo. Quindi lo squalo che sta arrivando. Perché ho messo lo scoiattolo senza senso. Mi sono distratto per il raid. Benvenuti, ma mi avete distratto. Vabbè, sti cazzi. Vai. Pam. Tanto qua possiamo continuare a mezz'ora. Ah no, si sta a frega quello. Sei un grande, sei un signore. Ti voglio veramente troppo bene. Sei veramente il top dell'umanità. Ma io, guarda, questo mi conviene, questo stallo comunque, perché così continuo a pescare carte strane. Se lui cagasse un'altra carta di là, però finisco gli scoiattoli. So pieno di ossa, quindi proprio cago tutti i mostri ossa. Cago, senti il termine tecnico di Yu-Gi-Oh. Cago una carta trappola, te lo ricordi? Grande Mediaset, anche se con questo doppiaggio secondo me è un po' sbagliato. E poi metto, per dargli il corpo di Grazia. Non so che fa. Metti un altro mostro qua, Ragazzi, sto finisco gli altri. Forse potrei fare... Cioè almeno metto il topo da soma. Però poi il topo gli dà un botto di carte. Potrei mettere il pipistrello. Lo metto adesso il pipistrello. Cioè lo metto dopo che si è fregato quel... Ok, sì, metto il pipistrello. Però poi mi ammazza gli scoiattoli. Lo metto a sinistra. Vabbè, vediamo. Ok, adesso metto il pipistrello di là. Se io metto il pipistrello di qua, non attaccherà mai. Cioè, sì, attacca prima lo scoiattolo. E poi sale lui. No, non voglio mettere anche il topo. No, perché vola. Il pipistrello vola. Quindi attacca direttamente. Vabbè, allora, dobbiamo provare. Ho pagato qua, mi è rimasto uno. Vai. Pam pam, sì, attacca diretto. E cazzo, mi flash. Ho vinto. Ok. Adesso devo mettere un altro. L'ho aspettato dopo con questi scoiattoli. Dopo lo devo rushare. Poi è strapieno. Dove cazzo li mette i secchi? Ah, leva tutto, mi pare giusto. Mesta e ripesca. Ok. Giocatore di merda. Io rusherei. Senza te rusherei. No, devo mettere uno sacrificabile là a destra. Allora, così questo è ottimo perché non diventerà mai uno squalo. Una strana larva, dite? Ci stavo pensando, ma...
No, sacrifico tutto per il grizzly. Non è una cosa brutta, però così c'ho. Questo diventerà uno squalo. Questo non diventerà uno squalo. E questo nemmeno, perché non li attacco. Metro grizzly l'ho vinta, dite. Ma leva 4. Intanto metto. Ah no, due ossa costa. Ho finito gli scoiattoli, tra l'altro, eh. Ho finito gli scoiattoli. Metti il grizzly, i secchi diventano squali se li attacchi, infatti. Metti lo scoiattolo, poi il grizzly. E col pipistrello hai vinto. Vediamo, ok. E lo metto qua il grizzly. Lo metto qua. Così non attacca un cazzo di nessuno. Vediamo un po', eh. Sacrifico 3 mostri per evocare specialmente grizzly bianco, ma non del Kluskla. Vai, attacca! Grizzly il bianco, era grizzly il grigio. Vinto, che tristezza, che tristezza. Io mi stavo a fare i super piani. Serve una luce? Grazie. Andiamo avanti. Forse una di queste potrebbe allietarti. Che me dai? Una carta? L'uomo talpa non era male. Ma abbiamo le larve, cominciamo proprio a larveggiare. Oppure abbiamo il topo e vediamo se troviamo un altro che vuole le coppie, perché mi sa che me le sfascia. Anche se l'uomo talpa è una ficata, è il paratore folle. Mi sa che l'uomo talpa è una delle carte più sgrave che ci stanno in sto gioco, eh. Te dà una salvata l'uomo talpa. Dite, la larva? Meglio la larva? Inscription si chiama, ragazzi, il gioco. Vinto, che triste, in effetti. Proviamo a fare il doppio larva. Dai, vediamo. Secondo me la larva diventa proprio la carta più lover del gioco. Andiamo avanti, su. Oggi esce l'episodio di Out. Sono contento. Non te fa spoilerare nessuno. Mi raccomando, non ti fare dire che alla fine giocano tutti a 3-7. Scusa. Finisce così, la partita a carte. Ti ho spoilerato il fatto che potrebbe non finire così. Questo è il... Questo è il Pellarolo? Questo era il Pellarolo? No, era quello che vuole. Che culo. No, è uno che ti dà. Ah no, quello delle sfide gangoscia. La prova di salute. La prova delle ossa. Vaffanculo, quella della salute. Le ossa non c'ho tante carte. Guarda, mo escono tutte. Vedi, 2, 1. Oh, ma vaffanculo. Non è uscito niente con le ossa. Ma ero, però era uscita la prova. 3 rettili. È uscita la prova di parentela. Ma io dico no, mamma porco. Ah! Fallimenti. Ah, già letto il manga, quindi a posto. Gli stanno rendendo giustizia, sono contento. Un bel anime. Mi sa che me la rivedo pure io. Tutto, me lo risparo tutto quando finisce. Comunque mi piace da morire questo personaggio che gli piace fare il gioco di ruolo. Sì, chissà chi è, però mi pare un mezzo serial killer pazzo. Quindi non facciamo che abbiamo le sindrome di Stoccolma. Di Stossazia. Chi sacrifico la vipera per far diventare qualcuno. Qualcuno col potere dell'omicidio? Oppure sacrifico. Questa è una carta del De Cristo. Pipistrel, sorcia, vipera. La rana toro killer. Perché così mi sciotta. Vediamo se si riesce a fare la rana toro killer. Così mi sciotta i volanti. Sì, madonna, col marchio dell'appestato. Mi potrebbe sciottare due volanti che c'hanno uno o due. Non è male. Non è male. Saluti da Roma. Anche io ti saluto da Roma, razia. Si inizia. Cazzo. Ma io non lo posso levare questo totem di merda. Tocca di nuovo a me. Sto a fare tutti col simbolo del muori comunque, Questo era tipo la... Quando la carta, una carta che possiede questo sigillo sta per essere colpita, al suo posto comprare una coda e una carta che possiede. Ok. Famo che non ci ho capito un cazzo. Io metto la larva e vinca la partita. Ma questa che è la mucchina! Il cerbiattino! Uccidiamo i cerbiattini! Ma come? Ma la famiglia di Bambi! Ma no, mi dissocio! Vai, uccidimi! Vai, fai del male! A tutti i Bambi del mondo! Ciao Dodi, grazie per i 3 mesi. Dodi, grazie Dodi. Draghi, ma stavo a scherzare, Nelle clipine io metto tutte. Io quando disso la gente, ti voglio bene.
come dico a tutti, se vuoi la levo, ma fa ride. Cioè, spero che tu non pensi che io sia serio. Ho distrutto tutto. Ho distrutto tutto con l'Emmerlino. Ma è diventato un cervo incazzato. È diventato un cervo incazzatissimo. Metto Grizzly. Si è creata un'apertura, metto la larva. Pesco lo scoiattolo. Vai larva. Vai e diventa quello che sei destinato ad essere. Una rottura di coglioni. Mamma mia, vanno tutti dall'ermellino a farsi shotare. Ho creato la build definitiva. Madonna, metto il Ciao Grizzly. Trono, conosci Vanitas no carte. Comunque no. Rip, non riesco più a subarmi con prima. Non so perché non riesci a subarti, mi dispiace, comunque non ti preoccupa. Non lo conosco. Sono una TikTok. Mo che è successo? Perché sono TikTok star? Io ho aperto il canale TikTok, ci ho messo tre cose, ho detto no, non posso, non ce la faccio. Ma tre cose riciclate dal canale Cassonetto delle Live, per farti capire l'effort. No, TikTok non posso. Comunque va bene. Ogni tanto succede che su TikTok vadano virali le robe. Chi metto? Ma io non metto un cazzo di nessuno. Non metto nessuno. Ma è un pezzo di... Ma questo mi sta uccidendo. Ma era un pezzo di gamba. Ma sì. No, non faccio i balletti su TikTok, cazzo. Divento pazzo. Allora. Oh, la falena pone fine a questa farsa. Mamma mia, ce ne metto un altro. Larve for the win. Madonna, moglie leva 7. Banff! Lino Banff! Ma 7 è troppo. Mamma mia, ne arriva pure un'altra che te fa piripi. Che te fa piripi. Manna l'antilope. Ma che cazzo c'ha? Una riserva africana. Ma sono pieno di sordi. Ma che ce faccio? Oh, stavolta no. Dai, famo sta prova. Mi sa che non ho ancora vinta una. No, le ossa no. La prova di saggezza. I sigilli quali sono? I poteri. Questa potremmo vincerla, perché abbiamo tutte carte coi poteri. Mo scoiattolo. I sigilli che so? So quelli, no? So i poteri. Poderosissimi. La prova di potenza. Le tre carte non avrebbero quattro. No. Dai, questa. Oh, te lo giuro. Potere. Dio Cristo! L'unica carta! Ma vaffanculo! Non riuscirò mai a vincere. Ma vai a... Ma muori! Ma poi c'è un'altra di grotta. Incazzati con sta grotta, eh. Non sto editando niente per TikTok. Mo sacrifico il Grizzly, Cristo santo. Perché mi fanno... Senti, io sacrifico... Ma questa ha un potere di merda. Ah no, è diverso da quello che pensavo. Ricevi un potere casuale se hai meno di tre oggetti. Ma è un potere di merda. Beh, situazionale barra di merda. Ma se faccio la rana toro paratrice volante? Se facciamo proprio il senza senso? Perché sono tutte buone ste carte, non voglio bruciare niente. Ma poi che vuol dire? Se io do il potere trasformazione alla rana, mi diventa la falena. Dai, facciamo la rana toro volante. La rana toro... Però il pipistrello, perché costa 4 ossa. Costa tanto, eh. Però poi con le ossa che cazzo ce faccio? No, dai, faccio la rana toro che mi dà un oggetto. Non voglio bruciare le altre carte. Ah, ma poi posso cambiare. Scegli con saggezza. Boh. Mi ha dato altre scelte. Il grizzly? I vermi col grizzly veramente diventa una cosa brutta. Dite di provare la larva? Se faccio larva con larva? No, perché mi serve la larva. Mi serve, voglio fare la coppia con la larva, regà. Senti, tartaruga con gli oggetti. Perché ha senso di lore. C'ha lo zaino, c'ha il guscio. E quindi va bene così. Allora, Nemico. Allora, bello lo scoiattolo. I miei omaggi. Allora, io faccio subito la gold.
talpa. Madonna, l'alce. L'alce. Sì, vabbè, ma l'alce è cazzatissimo. Quasi quasi io fregherei con l'uncino. Si sposta a destra. Minchia, ma l'alce è incazzata. Oh, ma come faccio? Allora, arriveranno i vermi sottoni. Rascio. Che è sto ragno? Ma chi ero? Guarda che combo questo stronzo. Da una parte ha messo l'alce incazzata, dall'altra ho messo il paratore, così anche se volessi fargli male o volessi rasciarlo, ci sarà questo bastardo che mi para sei colpi. Li mortacci su. Gli mando tutto. Ed è inutile pure. Non vorrei toccare l'alce. Quindi qua mando il rubo raghitico. Così ho due ossa e mando questo qua. E poi quando morirà il verme saprofago arriverà. Non ho capito il potere dell'uomo talpa. Quando uno spazio vuoto sta per essere colpito, una carta è possibile. Non mi pare, però vabbè. Glielo frego l'alce. Glielo frego. Aperte, devo andare a mangiare. A un certo punto ho sentito urlare: scusa, Robux, Dice la puzzola. Dammi uno che sciotta. Minchia, ma l'alce mi farà un male clamoroso. Vabbè, vediamo come stiamo messi. Vediamo un po'. Banff. Banff. Mamma no. Merda, raga. Merda. Il turno dopo mi fa un male assurdo. Devo fare qualcosa. Metto lo scoiattolo. Morirà. E svermo la larva. Perché sennò ammazza la larva non c'ha senso. Così. Ok, è arrivato il... Minchia. Minchia, devo farlo. Devo uncinarlo. Devo rubare l'alce, sì. Devo rubare l'alce. Grazie dei fior. E metto pure la larva qua. Oddio, ma non è che mi ammazza la... Oddio, mi ammazza la larva? No, mi ammazza il verme saprofago? Ma che... No, mi ammazza la cimice. Ah no, non se ne va. Pensavo buttasse fuori la gente. E anche così è difficile, eh. Anzi, mi sa che me l'ammazzano la larva, eh. Mamma mia, eccola. Io la sacrifico la larva, perché al turno dopo muore. Oppure dovrà passare. Cioè, no, muore. Muore la larva, eh. Non è che si trasforma adesso. Stai ascoltando l'audio libro di Potte grazie a me. Letto da panno fino, sì sì, lo so. Grazie, Dodi. Muore la larva, allora. Ma tanto morirà pure la rana toro. Cioè, perso per perso, me la tengo per dopo. Sì, vado così. E porco dinci. Ok. A parte che è sciotta la rana. Vabbè, adesso me la tengo full vita. Ok. Oh, meglio di così. Potevamo fare, ma comunque. La potenza dell'arce è inarrestabile. Lo vedo. Veramente incazzata l'alce. Io continuerei così. Vabbè, ho vinto, dai. Però ho dovuto usare il potere, cazzo, eh. È stata veramente una brutta roba. Vai, manna pure il pipistrello. Manna tutti! Avenger, assemble. Raga, c'ho troppi sordi. Dai, con sta cazzo di grotta. Oh, te lo giuro. Te lo giuro. Fammi vincere. La prova di sto cazzo. La prova di mia zia. La prova di tua sorella. Quale conviene? La parentela o i sigilli? Oh. Oh. Grizzly, ti do all'altare. Grizzly, ti do all'altare. Oh, ce n'ho quattro, cazzo. Oh. Segugio incazzato. Questa mi piace troppo. Questa è la carta senza senso. Però il segugio mena, eh. Però la carta senza senso fa ride, eh. Però il cerbiatto è incazzatissimo. Il cerbiatto che si pompa, eh. No, sto cerbiatto è arrabbiato. Costa uno solo. Però la carta grigia. Però il cerbiatto. Ma l'ho già presa per il meme la carta in mezzo, eh. No, il cerbiatto. No, raga, il cerbiatto.
La carta in mezzo si trasforma in una carta random quando la peschi. Allora, non mi ricordo che cazzo fa il simbolo a sinistra, quindi ci vado, non me lo ricordo mai. E poi ogni volta che lo vedo faccio devo sacrificare. Allora, sacrifico. Chi mi conviene sacrificare? Perché se sacrifichi la capra ti dà un potere glamer. Sacrifica la tartaruga. Però è buona la tartaruga. La tartaruga mi tanca. Però c'ha un potere, c'ha gli occhi luminosi. Secondo me gradisce. Secondo me gradisce. Che dite? Non mi dà un cazzo. Il grizzly. Però è buono il grizzly, oh. Vabbè, no. Prova. Un cazzo, regà. Un cazzo. No, i vermi sono buoni. Grizzly win condition. Vaffanculo. Grazie, mi fate ammazzare la gente che mi serve. Grazie mille. Ciao Alex. Scoiattolo. Mamma mia, la rana d'oro, che sicurezza che mi dà nella vita. Questo che fa? Questo fa del male. Questo tocca uccidere. Ce la faccio a ammazzarlo se metto la rana d'oro lì? Vediamo. Poi mettiamo la larva. Forse mi conveniva mettere subito la larva. Ok. Si è trasformato in qualcosa di bellissimo. Ancora no. Ok. Mo metto la larva. Win condition è la larva, signori. E la metto qua, così nessuno potrà fargli del male. Adesso dovrei shottare un corvo. Ma che ne so. Vediamo un po'. Ok, shottato il corvo, è diventato un cervo, è diventato un corvo. Madonna, ragazzi. Ma come si fa a vincere? Ma come fa uno a vincere? Con sta gente arrabbiatissima. Ma come cazzo si fa? Ma non si può giocare in sta maniera. In sta maniera. Sono morto. Sono morto. Quasi quasi mettere il lupo al posto dei vermi. Perché così gli ammazzo l'istrice. Sì, devo farlo. Usami con saggezza. Ma che ne so, sì, qua stiamo nella merda. Mi sa che al turno dopo muoio. Mamma mia, no, decisione irrevocabile. Decisione irrevocabile. Ah! Dolore. Dolore millenario. E vabbè, vai, Tamf. Non ci vedo. Ci vedo male. Nick Fury style. Mamma mia, Falena, faglie male. Falena, Falena, devi uccidere tutti i miei nemici. Tutti i miei nemici. Meno male che non ti ho sacrificato Tartarugo. Mo me tanchi qualcosa. Mi sa che mori. Mamma mia, vai. Banff. Lino Banff. E si va alla vittoria. E si va alla vittoria senza un occhio. L'occhio del muori. Esatto. Shinigami. Mi dia quello potente. Eccolo. Quello che vede il Matrix. Madonna, Steins Gate. Trova la salvezza, orologio a cubo. Già l'ho fatto. Fammi vedere se mi sono perso qualcosa. No, non abbiamo ancora trovato il lupetto. Ah, e ci dice che devo mandare lo scoiattolo in avanti. Questo è completamente pazzo. Il primo passo è ottenere quelle carte aggiungendole al tuo mazzo. Lo so. Non aprire. No, posso aprire. Hai l'occhio del maestro. Significa che il maestro può vedermi. Chi è? Magnificus. Può liberarmi. Sì. Che agonia. E non te fai liberarsi? Ciao babuccia. Come funziona sto gioco? Devi andare avanti. Come funziona sto gioco? Non ci sto capendo niente. KKW. Praticamente tu devi andare avanti in quel percorso con le carte che ti danno, che puoi prendere, poi bruciare. Devi cercare di fare il mazzo più forte possibile, ovviamente. E in più c'è questa trama orizzontale che non sto capendo un cazzo. Ok? Riassunto accuratissimissimo. Vedo che ho una sorpresa in serbo. Ma posso aprire il tappo?
toccare la sua... Ah, poi dobbiamo ancora il rullino. Però devo sconfiggerlo, va bene, va bene. Ma se io accendo qua adesso con l'occhio del maestro. Con l'occhio del maestro. Ah, me posso spostare così. Ste due ancora non abbiamo preso. Il martello, i funghetti. Poi i funghetti. Prima non c'erano tutti questi funghetti, eh. Ma perché no? Ma fammi apri. Il fumo. Potrei provare il fumo. Non si vede un cazzo. Forse qui nel mappamondo c'è una scrittina del maestro? Niente. Qua qualcuno mi dà dei soldi. Ok. Oddio, ho flashato che qui c'era una scritta. Ma se ci fosse una scritta sul tetto, sarebbe il top gioco. Perché uno non vede mai sul tetto. No, sì, dammi un segreto sul tetto. Dai, guarda, fa ridere sta cosa. Tipo qua, no? Dai, sono un genio. Devo fare un gioco. Ti metto tutti sti trick. Niente, non c'è un cazzo. L'orologio già ho fatto, regà. Qui sono delle macchioline, però. Ho fatto tutte e due. Che siano più di due? Ma nel dubbio rimetto le cose così, ma già l'ho fatto. Mi sa che devo sconfiggerlo adesso. Mi sa che quello che potevo fare l'ho fatto tutto. Mi servono degli oggetti, raga. I need oggetti. Non prenderò, sono una merda. Il manuale sì. Però mi sa che ora non mi tocca ricontrollarlo. Ma sto coso, il cervo. Cioè 0-1 e costa 1. Ma che cosa. Forse bisogna usarlo per potenziarlo. Non lo so. Vuoi scaldare una creatura vicino al fuoco? Potenziamo la potenza. Chi gli diamo la potenza? Cervo? Pipistrello? Questo manco si vede. Mettere il pipistrello perché così 3-1 è uno shottatore folle. Ma sì, ma no, ma a caso, ma guarda, lo sai che io non ci sto a capire in cazzo. Ma che voi volete, mangiare i pipistrelli? Che vuoi, rifare COVID? No! Qui c'è strano un coltello, disarmo tra... Potevo ripotenziarlo? Merda! Non lo so. Ho rivisto riaccendersi più, R più. Vai! Il fumo! Ha riconosciuto l'aspetto e gli odori del cacciatore. Ma c'era qualcosa di... L'uomo un tempo amichevole ti osservava uno sguardo di ghiaccio. Sei incazzato? Sei incazzato? Temo che dovrò scogliere te. Ma via. Questo è quello che mi mette tutte le pepite. No, quello è il minatore. Non mi ricordo il potere di questo stronzo. Ottima carta. Ma che fai? Te flexi da solo. Questo... Ecco. Ho appena... Questo si trasformava in Mazinga. E forse c'è il rischio che te se le magni le carte, se le potenzi più volte, mi sa. Cazzo, il grizzly mi serviva. Ma se... Ma questo è il rumore... Ma quello di Wolf of Wall Street? Ma chi è? Se scopre che alla fine è Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Io metterei la larva. No, la larva la metto dopo. Metto la rana toro sciottatrice. Senti, vado cauto. Non c'ho pure se trasforma in qualcosa di cattivo. Sto nella merda, mi sa che non vinco, raga. La larva a destra. Ma poi me la spunzona. Quando una carta è possibile, questo sigillo muore. Anche la creatura che ha di fronte muore. Ma forse c'ha senso. Eh no, perché blocca le creature volanti. Quindi poi mi sciotta la larva. Che cazzo di consiglio è? Ah no, per queste diventano tutte trappole, mi sa, vero? Che palle. Quindi il primo giro dei mostri finisce in tragedia. Però leva due. Poco.
La larva me la tengo per questa fila qua. Che lamerata, oh. La pelle del lupo. Ok, buono. Grande cervo, vai e fai il tuo compito, pazzo. Però, merda. Merda. No, aspetta. Grazie Neptune, Neptune, per i 15 mesi. Senti, io voglio mettere la larva. E va a far culo le conseguenze. Potrei mettere la pelle di lupo paratrice. Ma tanto, sì, potrei pararmi con la pelle del lupo. Perché lo scoiattolo poi muore, il cerbiatto. Infligge un punto tanto al nemico che l'ha attaccata. E poi me lo sciottano. No, me lo tengo il cerbiatto. Metto la pelle del lupo qua. Addio cimice. Buono sta cosa però che ti dà gli scudi. Non è male, eh. Non è male per niente. Ok, adesso provo a mettere. Guarda. Sì. Così dovrebbe potenziare, perché quello sopra non lo attacca. Oh, raga, sono un giocatore massimo di Yu-Gi-Oh. Perché la chat sulle emoji? Che mi sono perso? Sta da spoilerare come le merde? Eh? Spoileroni bastardi. Dolore, dolore. Oh, oh. E mo te famo male. E mo c'è il dolore. Scudino. Vai cervo. Bam. Me. Ho perso. Ho perso. Porco Dinci. Cristo Dio. Cazzo. Ma non potevo vincere. Più di così non potevo fare niente. Perché la rana d'oro mi ha parato tutto. Cristo santo. Che palle. Che palle. Che stronzo. La carta della morte. Ci vorrebbe qualche dettaglio. Una carta a cui ottenere il costo. Uno, perché è il minimo. Un'altra, la sua potenza e la sua salute in numeri. Questa, perché è il più alto. I sigilli li prendo dalla rana d'oro, perché me ne dà due. Certo che 3-1 paratrice non ha un cazzo di senso. A meno che non lo, poi non lo potenzi. Se no mi conviene forse questa che si evoca da sola. I vermi saprofagi. No, comunque c'ha senso. Me ne dà due dei sigilli, sì. Anche veleno, sì. E anche killer. Poi è... Esatto che sciotta, ma infatti... No, tartaruga no. La manderei dai... I contadini bastardi, quelli del fuoco, per potenziare la salute. Vabbè, dobbiamo provare sto gioco. E un sigillo... Esatto, due, sì, sì, sì. Grazie. Dai! Dai! No, vabbè. Piccifrilla. Piccifrilla, lei! Non resta che una cosa da fare. Dai, fammi sta foto. Dammi la macchina, dammi la macchina. Fregate, fregagli la macchina. Fregagli la macchina. Niente. Ma questi sono tutta gente che sta morendo. Comunque. Gioca sempre con una persona diversa. Una sorta di split. Che fantasia. Grazie. Cippolotta, se no avrei voluto chiamarlo. Sei pronto per un simile destino? Sì. C'ho un rullino. Cosa guarda? Fatti i cazzi tua. Concentrati sul gioco, adesso ti apro, giuro. Dai, carte dignitose. Studialo! Sì, sì, lo so, li conosco. Ah, ok. Mi ha ridato sempre gli stessi... ricominciamo. Prendiamo una carta che abbia senso. Istrice non è male. L'alfa non è male. Pipistrello è ottimo. Allora, una carta da giocare subito potrebbe essere l'istrice. Una carta infame è il pipistrello. L'alfa costa tantissimo, però bomba gli altri. Secondo me qua la carta più lamina è l'istrice. Assentimento. Grande nomad, alfa o pipistrello? Secondo me è l'istrice. E poi nomad scrive alfa o pipistrello. Non voglio oggetti. Sacrifichiamo subito l'istrice.
Sacrifichiamolo senza ritegno. Ah, no, ok. Dopo un momento di silenzio si è mosso a offrire le sue sculture. Ok, l'alce mi darà potenza alle bestie. Io prenderei questo che... Ma perché c'ho sempre lo scoiattolo come capoccia? Forse ho sbagliato, devo prendere la bestia. Ma perché c'ho sempre la capoccia di default? Però non è male, eh? Lo scoiattolo che... Ma forse devo prendere la cosa dell'alce. Ma lo scoiattolo che depotenzia non è male. Devo prendere la capoccia, adesso lo so. Guarda, lo scoiattolo si può usare, lo scoiattolo che depotenzia. Tocca a me, ok. Passerelli. I passerelli levano due. Gli mando questa dopo. Sai che sto cominciando a pensare che non conviene mettere la gente a parà. Adesso ce la metto, però forse dopo non lo faccio più. Vado a smettere di giocare sulla difensiva, perché adesso non me la sciotta Aranatoro. Ok, scoiattolo, guarda il combo, Guarda il combo, Wow. Anche se avrei voluto mettere la cimice a destra. Evoco Cristiano Ronaldo. No, adesso non c'ho più. Adesso ce l'ho di nuovo gli oggetti, quindi non mi servono più gli oggetti. Ma io metto lo scoiattolo a depotenziarlo e si crea il loop infinito. Si crea il loop della morte. Bam bam. Dai, se vince facile, su. Istrice. Bam bam. Dai, su. Proceda, proceda. Guarda, sacrifico lei tanto perché mi rompo io. Forse sbaglio a sacrificarli. Bam bam. E levate. Ero pieno dei soldi poi, oh. Non sono riuscito mai a spendere un cazzo. Per esempio, qua la trappola. Allora, qua è prendi una carta. Qua è prendi una carta in base al livello dei gocce, che non sarebbe manco male. Qua è il cacciatore. Dammi le pelli. E non c'ho. Ah, ma non c'ho i soldi. Offre la casa. Non ho bisogno di più denti. Allora vaffanculo. Grazie per la pelle. Alla fine uno scudino la pelle de coniglio. L'intagliatrice chi è? Questa? Questa è l'intagliatrice. Vabbè, ci vado dopo. Dimmi che posso potenziare il cuore. Oh, vuoi scaldare una creatura vicino al fuoco? Ne potessi il velo di salute. Ottimo. Questo è ottimo, Ma non posso, cazzo. Non posso. Quasi quasi. L'istrice. Così sciotta tutti quelli che c'ha davanti. Lei mi è un pollo, lo so. Sono ingenuo. Entusiasta. Avevo pensato di lasciare la creatura intorno al fuoco ancora un attimo. Sarebbe rischioso. Mamma mia, rischiamo l'istrice. La fortuna era da parte. Ma sapete ancora che. Oh! Sfidiamo la sorte! Lo famo diventa 1-9 macchina da guerra. Lo caghi, è finito il gioco. Oh, famo. No, troppo. Me lo mangiano. Me lo vorrei vedere. Ma non so cannibali. Cioè, se mangiano un istrice, so persone come te. No, va bene così, vaffanculo, dai. Oh, 1-6 che costa 1 e sciotta. Cioè, e rompe le palle. Ti sei allontanato da lì, ok. Figo. Ok, più percentuale, più lo mandi, più c'è la percentuale e te lo mangi, no? Cazzo, vabbè, tutti paratori, va bene, me ne frega niente. Guarda, è lo scoiattolo che depotenzia. Tocca di nuovo a me. Te blocca tutta una fila. Non è male lo scoiattolo. Guarda che lo scoiattolo è lamerissimo, lo scoiattolo che depotenzia, Perché c'hai due mostri forti sul lato destro, metti quello. Oppure c'hai un mostro che leva uno e un altro mostro dietro, metti quello loop. E non serve manco sangue e ossa per evocarlo. Lascia fare. Questo è un pazzo. L'antilope ha deciso di essere completamente squilibrata. Sono nella merda con l'antilope. Gli manna lo sbaraglio. Una carta che possiede questo giro attacca gli spazi a sinistra e a destra. Quindi leva due. Quindi se gli metto il lupo in mezzo non me lo toglie. Aspetta, posso buggare.
alla fine del turno. Quindi adesso toglie. Faccio una fila dei conigli. Sì, dei conigli, dei scoiattoli. Io metto l'ermellino in mezzo. Cioè il lupo in mezzo, perché così non me lo dovrebbe colpire. Devo fidarmi di te, bravo, fidati, non lo pico io. E infatti, Cristiano Ronaldo. Adesso mi sciotterà però. No, non me lo sciotto. Io adesso gli metto lo scoiattolo e lo lascio qua, perché così adesso attacca e vaffanculo. Cioè, non me leva niente. La pelle non si può sacrificare, se no avrei messo pure l'ermellino. Sto giocando con il cervello, con il cuore, con tutto. Madonna, è arrivata una carta incazzata. È arrivata una carta veramente arrabbiata col mondo. Madonna, quella carta quanto è arrabbiata. Il cerbiatto incazzatissimo. Che diventa falco, che diventa tutto. Cimice! Cimicianga! Allora, adesso io sacrifico te. Questo punto, sì, so sicuro, sì. Perché poi la cimice la metto qua e non dovrebbe subire nessun tipo di violenza. Metto pure la pelle per pararmi, vaffanculo. So! Ho tirato tutto! Tutto ho tirato, tutto quello che ho! Non ho ancora vinto, cazzo. Grande cimice. Niente. Cioè, sto capendo niente. Allora, dammi uno con le ossa. L'istrice padrone di questa situazione. L'istrice, il gigante in mezzo a noi. Bella giocata, dici, va bene. Allora, adesso questo diventerà pazzo e attaccherà qua. Diventerà 2-4. Mamma mia, l'istrice. Però dovrei spacco lo scoiattolo. Però mi sa che ho vinto, eh. Perché questo mo parato, niente. Forse ho vinto. Bam bam bam. Basta. Senza che stiamo. Esatto, Gration. Senza che stiamo qua a perdere tempo. Sto imparando. Non perdere palla. Vai! Chi era questo? Mi ricordo niente. Cacciatore, un appello. Sì. C'è una pelle di coniglio di merda. Tieni. Per la pelle di lepri ci dà veramente delle cose buone. Ciao, Gration, grazie. Tranne porco giù del lupetto che mi serve. Ma mi volete dare il lupetto che posso fare il quadro? L'alveare mi sconfinfe. Questo è tipo uno che droppa mostri? L'ape si aggiunge alla mano. Ape una carta con i seguenti parametri. Uno. Bello! Due api. No, una mezza cagata. L'opossum è solido. L'antilope mi fa tanta paura quando arriva, quindi forse dovrei prenderla. La lontra a me. Il cerbiatto mi fa ancora. Mi sa il cerbiatto. Forse il quadro è cambiato. Ma che cazzo stai a dire? Ah, è vero, certo, sono morto. Guarda, adesso io prendo il cerbiatto, ma volevo prendere l'antilope. Antilope. La cazza che fa? Quando giochi una carta che possiede questo sigillo, puoi esaminare il tuo mazzo e scegliere. Se vabbè. Se gazza tutta la vita. Però costa 2. No, non è così. Nah. La posso sacrificare, però la gazza. Gazza. La cazzo è l'amere, eh. Gli diamo il potere questa all'istrice, veramente. Fammi vedere il quadro. No. What? Scoiattolo e serpente. Sono sicuro di aver visto delle cose uscire da quel dipinto. Sulle carte sono posizionate in questo modo. Devo prendere il serpente. Vabbè, ma c'era? C'era, non mi pare. È successo un qualcosa di brutto. Ciao ciccio. È una sorpresa. Ma loro si ricordano i multiversi. Ah, dammi tutte le ossicine. Tutti i cosi. Ecco. Oh. What? Adoro spegnere le tue candele in avanzo prima di un boss. Forse ora può piacere. In poi piacerà anche a te. Ma ha dato una carta fumo. Beh. Tutto qua. Tutto qua. Ha sbloccato delle robe. Io ogni tanto controllo compulsivamente questi cassetti. Va una mezza merda. Ma dammi qualcosa di lore. Non di mio, di lore. Non c'è niente, assolutamente niente.
Aprite, aprite. Niente. Un cazzo, andiamo avanti. Allora, fuoco o sacrifici umani? Sacrifici umani. Anche se il fuoco ti crea veramente delle carte incazzate. Vabbè. Ci sono andato perché ho miscliccato. Diamo la gazza in sacrificio. Mamma mia. Qui è veramente come Yu-Gi-Oh. Madonna, l'istrice. Madonna, l'istrice diventa volante. No, perché se l'istrice diventa volante non ha più senso. Facciamo diventare l'ermellino volante. L'ermellino. Secondo me l'ermellino. Oppure il lupo. Il lupo volante che leva due. O questa che diventa super pazza. No, no, il lupo. Dai. Vai coi poteri conferiti. Mamma mia, ma proprio le pezze in faccia gli damo. Pure stelle. No, istrice volante non ha senso perché non può essere attaccato. Scusami. L'abbiamo fatto tancone apposta. Non hai ancora capito. Le carte volanti attaccano. Ah, ma poi possono essere attaccate. Non possono essere attaccate le carte volanti. No, mi sto sbagliando con le carte che vanno sott'acqua. Le carte volanti attaccano direttamente. Ah. Vabbè, ma l'istrice volante comunque non ha senso. Uguale. Perché leva uno. Io l'ho messo al lupo perché leva due, no? Così mi dà delle botte serie. No, meglio lasciarlo per terra. Meglio, l'istrice è del popolo. Fate giocare chi ne sa. Sapevo anche della carta volante. Non ci sono arrivato adesso, non è vero. Vi faccio caos. Allora, eccolo l'istrice, che ci darà grandi soddisfazioni. Dove lo metto? Questo mi attacca a sinistra, a destra. E poi si sposterà a destra. Per fargli il io devo fargli il maggior danno possibile. Quindi qua. Tutti, a tutti faccio danno. Vai! Svuota la partita. Figa, è finita. E Yu-Gi-Oh, vediamo. Dolore. Ok. Adesso metto tutto. Ma perché mi... Oh, poi l'ermellino mi esce sempre. Ecco perché volevo mettere l'ermellino. Perché porco Giuda. Metto l'ermellino qua e la cimice qua, così gli va a zero e si attacca a Lucas. E poverina la talpa prende solo pizze. Ma perché la talpa c'ha un occhio solo inquietantissima? Guardi spesso. No, Pepe! Sto in ritardo di 2-3 settimane di direct. Devo recuperare, raga, mi dispiace. Però rispondo a tutti almeno una volta. Ci metto un po' perché so tanti, raga. E c'ho un boato di come, mi dispiace tantissimo. Ahimè, ci incontriamo di nuovo. Oh, è diventato quello che sei destinato ad essere. Che cazzo sacrifico? L'ermellino. Ciao, ermellino. Lo so, ermellino. Vai e colpisci. Che succede? Ah, posso fare il potere. E mo? Quando gioco una carta è possibile, possiamo avere il tuo mazzo. Posso prendere solo la rana d'oro? Quando gioco una carta è possibile. Perché? Perché ho finito le carte. C'ho pochissime. No. Sì. Ma che ne so. Vai e colpisci. Vai e colpisci. Mamma mia che potenza. No, ho solo una carta quindi. Allora qui io andrei qua per prendermi una carta potente. Ma pure qua mi danno le carte. Giusto? Sì. Della famiglia delle bestie. Noi siamo team rane toro come se piovesse. Le formiche le devi buildare in casino. Mamma mia, l'istrice deve diventare proprio cicciottello. Sì, 10 occhi. Vuoi scaldare una creatura? Sì, una creatura. Minchia il lupo! Minchia il lupo! Minchia... Oh, ma l'istrice lo... Il lupo, eh? Diventa la carta della vita poi il lupo. Io non ho capito se qua conviene da un po' a tutto. Vabbè, dai, proviamo. Io gli farei pure due botte. Hai pensato di lasciare la creatura? Ancora un attimo. Sarebbe rischioso. Vabbè, ma questo è di lore, non puoi... Questo è di lore, non può solo mangiarselo. Morto.
Non possono mangiarci. Cristo! E mo? Un'altra trafitta aggredito con una lancia. Hai distolto lo sguardo e quel bacchetto mostruoso e folle. Mentre allontanavi hai visto sangue e ossa volare da ogni parte. E mo? Ma quello era di Lor. Ma perché è tutto buio? Ah no, era buio. Dove sei? Lupo? È morto il lupo? Run è andato a puttane perché quelli mi parlavano. Devo perdere. Perdo apposta? Andiamo a fare una cosa così? Grande fumo. Tossico proprio. Tossico dipendente. Ti è sembrato che gli alberi si chiudessero tutti attorno a te mentre scendeva la nebbia gelida. Un ossessivo sferagliare rimbombava nella nebbia. Lo so che la massa è lui. Mai più glieli do allora quelli di Lorra, sti stronzi. Ne sento l'odore dell'oro scoiato, puzzolente. Ottima carta. Ma no, questi non gliene frega niente che abbiamo mangiato. Era pure, era quello che sapeva. No, devo perdere, raga. Vabbè, continuiamo. Magari c'è altra Lorra. Bella sta carta comunque che... gratis così. Allora, il coyote fa malissimo. Però così già fa meno male. Mamma mia, istrice, vai a fare il tuo. Perché abbiamo l'istrice incazzatissimo. Ciao Madman, è Tatagai, ho capito Tatagai. Ma io voglio sapere pure Alore. Alore Gae, Alore. Ma che vuoi fare? Ma che vuoi fare, coyote? Te butti verso la gogna mediatica. Bello che... ah, ci puoi giocare come il poker? Come il poker online? Creo. Merda, ma questi me li distruggerà tutti poi. Vabbè, sti cazzi. Adesso farmiamo le carte. E che cazzo me farmo? Poi me li fa diventare... merda, ho buttato un sacco di roba. Ho buttato... vabbè, così perdo. Sono più contento, perdo. La lore. C'è dell'oro, vabbè. C'è Alore. No, istrice! No, Ranator! Vabbè, alla fine ho buttato solo l'istrice, solo. Dell'oro. Vabbè, però così mi dà anche il tempo di pescare. Perché non mi può attaccare. Ottimo. Attacca! Ok. Boss facile, ma carte di merda. Fai saltare quel mulo. Ragazzi, io non ho le carte, però. Mettaci. Baf. Il mulo si fa i giretti. Continuiamo così. Baf. Baf. Adesso gli metto lino l'ermellino e pesco. Ciao Rizza. Questa dovremmo vincerla. Però a culo. Metto no, le metto l'ermellino. Sei sicuro? Per fo. Ok. Eccolo il lupo, mi serviva. Raga, speriamo di riuscire a vincere. Dovrei shottare Aranatoro. Guarda, riesco a vincere senza nemmeno prendere il mulo. Ma mi prendi per il mulo? Forse riesco a prenderlo il mulo. Tutti scoiattoli. Tutti scoiattoli. Ma perché le mie carte non avanzano, cazzo? Ci sono arrivato dopo 27 run. Vabbè, scoiattoli paratori. Dammi un po' di carte, va. Tutti scoiattoli. Lontra, vivera, verbi. Il mio mulo. Il mio culo. Ecco. Finite le carte, raga. Che dobbiamo da fare? Continuo così. No! Grazie, nuovo player! Hai fatto il follow perché? Qua Twitch suona solo se paghi o Dare Prime. Sono tutti dei cazzo di... come si chiama? Niente. Allora! Chi sei tu? Una web in forma e sui sigilli cambiano di continuo. Fighissima! No! Bello l'uroboro. Il serpente eterno, la morte lo rafforza per sempre! Cioè, questo ogni volta che muore risuscita. Ma che carte l'Hammer? Questo, Wincondi... no, l'uroboro voglio.
Anche se la map era lamerissima, perché mi sa che era gratis. Lo voglio vedere l'uroboro. Vai, la palude, la palude, la palude. Bastardi contadini che mi hanno mangiato il tipo. Però forse... no, gli oggetti non mi servono. Sprecherei una casella con gli oggetti, regà. Devo andare a sinistra. Portoio una merda, Martin Pescatore, merda. Tutto merda. E per esempio, il Martin Pescatore è inuccidibile. A meno che non mi caga uno con lo scudo. L'avvoltoio tacchino. Sei un tacchino. Pior Martin Pescatore mi sembra la carta più solida. Perché sei un tacchino. Bella scelta. Meno ma. Bastardi. Io comunque Dutrai li devo fare per forza, eh. Vuoi scaldare? Ah, ma questi hanno già mangiato. Non ho capito. Scegli con saggezza. Smettila. Ma l'uroboro, se glielo dessi, che ne so, diventa 1-3. Poi quando evolve, lo tiene quello che aveva e raddoppia, oppure raddoppia o triplica o quello che è l'1-1. O forse diventa 2-1. Se lo tiene, prova, non so, vado a fanculo, perché diventerebbe rete sgravo. Però forse è meglio il Martin Pescatore. Fallo diventare come l'istrice volante che avete sempre desiderato. Dai, tu botte, dai. Dai, questo è il casino vero. Cambia tag in virtual casino. Lascia lì dove ha detto noi sopravvissuti. La credo deve diventare più forte. Ma i sopravvissuti erano sempre più affamati. Dai, dai. Olè! Via, levamosi dal cazzo. Via, via, via. Forse potevi restare un altro po'. Via, via. Stringeva la sua lancia con una chiara di... Oh, oh, oh. Olè! 1-7. Ha iniziato a sudare. I sopravvissuti avevano preso a circondare la creatura. Oh, basta, basta, basta. Beh, stavolta me la magnavano. Oh, 1-7. 1-7. Che culo, eh. La fortuna aiuta i buci dei culi. 1-7, Martin Pescatore. I miei omaggi, Lo famo dire. È una macchina da guerra questo Martin Pescatore. È un killer pazzo. Siculo. Merda, mi urta la formica operaia, eh. Però prima mando qua la rana. E poi alla formica gli mando cipolotta. Porco Giuda. Ragazzi, sto per far trick. Sto per far trick. Non te l'aspettavi! Aspetta, La mantide. Evoco la carta! Io sacrificherò la rana toro che ho appena messo. Ma come, sì? Per evocare Uroboro! E con le ossa che ho preso, mando la cimice! Scelgo te! Gora che c'è pepe! Qua. Senza senso. Sei cazzato. Vai e colpisci! Vai, vediamo se veramente... Ma vaffanculo, ma mi ritorna in mano! Ma no! Ma che merda! Pensavo rimanesse a tavola! Ma che schifo di carta mi avete fatto prendere! Va bene. Martino, grande Martino, una sicurezza per tutti gli italiani. Io uso questo. Vai Martino! Fai... Madonna, poi gli potenziamo l'attacco, diventa un pazzo. Mi sa che ho perso però, eh. Prendimi morte. Ma ce l'ha con me? Ok. Visto che mi hai detto così, allora ti sacrifico per evocare Uroboro. Vai Uroboro, scelgo te. Comunque è una merda sta carta. Va aumentata. Ho capito. Ma no, sì, va aumentato l'attacco del Martin Pescatore, che diventa magari 4-7 volante, che costa una goccia. Adesso ho capito sto gioco. No, no, aspetta, nel senso. Aia, che fastidio l'occhio. Aia, sento una puntina. Aia, che dolor. Che dolor, che dolor. Ai, ai, ai. Ragazzi, questo mo vinci. Perché c'ho delle carte un po' del cazzo, onestamente. Vabbè, senti.
Ma qui gli ha bloccato il passaggio questo verme coglione. Ok, tecnicamente adesso abbiamo le parti a sinistra bloccate. Grazie Samu! Grazie Ombra! Quindi adesso la parte destra ci dobbiamo preoccupare. E forse abbiamo vinto. Forse ce la facciamo a vincere. Poi sta cosa dell'occhio se deve fare perché devi prendere l'occhio, quindi va bene sacrificarlo. Ma io rimango così. Basta. A posto. Leggi i sigilli dell'uccello. Quale? Ormai. Dai, dammi l'occhio. Ma non c'è un altro occhio che mi dà... Ma poi sono occhi veri, raga. No, sono occhi finti. Orologio a cucù, eh. Vabbè, andiamo avanti. Perché tanto già abbiamo parlato col tipo. Ci dobbiamo riparlare per evocarla, per continuare la quest. C'è l'occhio del maestro, sì. Sconfigge di nuovo. No, non me ne voglio fare un cazzo. Ok, no, già buono. Poverino, questo soffre veramente tantissimo. Cambiato il quadro? No. A ogni run cambia il quadro. L'occhio del muore. Vaffanculo quello delle pelli. Oh, dobbiamo vincere stavolta. Oh. Allora. Poi il sangue non credo. Parentela, boh. Senti, saggezza a caso. Dai cazzo. Dai, tutti c'hanno sigilli. Sigillo. 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 E dai cazzo. Però abbiamo tutte carte. Il corvo mi sa che è incazzato col mondo. Il corvo è incazzato col mondo. Ma pure l'uovo di corvo, che diventa il corvo, presumo. La puzzola infinita. Oh, ma lo sai che è meglio sta puzzola dell'oroboro? Questa è una puzzola depotenziante che diventa sempre più incazzata e costa 1. Sono indeciso, sono 3 carte ottime. Però sono indeciso tra la prima e la seconda. Il corvo costa 2. L'oroboro lo sacrifico comunque appena c'è occasione, eh. La puzzola? Guarda il mazzo. Ma posso, non posso guardarlo il mazzo, regà, sennò sarebbe troppo facile. L'uovo, dite? Però la puzzola immortale. Però forse è meglio l'uovo che lo metti a pace, eh. Ah, è vero, la puzzola non si... Come non si potenzia? Ah, era speciale dell'uroboro. Ah, mi sembrava strano. Allora ecco perché è buono l'uroboro. Ah, infatti, già stavo a volare, eh. Stavo a volare proprio. Allora prendo il corvo. No, prendo il corvo. Però che mi ritorna in mano non è male, eh. È un paratore. Bravo che ti sei comprato il manga Berserk. Prendiamo il corvo che è più cattivo. Il corvo è più cattivo. Vai con l'altro, un altro giro, altra corsa, signori. A chi aumentiamo l'attacco? Oppure lo fa magna 2, eh. Dobbiamo farne 2. Dobbiamo farne 2 o niente. Pa, pa, pa. Allora, Ranatoro. L'istrice. No, l'istrice non lo voglio. Uroboro. 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 Ah, ma è rimasto così. Non torna 1-1. Ah, aspetta. Oh, stavo infamando l'uroboro. Senza. Cioè, questo diventa 10-10 a una certa. L'ho notato, sì. L'ho notato. No, allora non posso. Per sempre, Pine. Adesso ho capito che vuol dire per sempre. Una carta di merda. Adesso quella è la clippo. Minchia, questo diventa 100-100. 100-100. Però c'è veramente pazza. Pazza, pazza carta. Che può essere uccisa da una vipera 1-1. Ricordiamolo. Questa sciotta. No, non lo, allora no. Chi possiamo... Qua è chi possiamo, diciamo... Questo è diventato ancora più merda. Però uno deve anche rischiare, eh. Io rischierei l'istrice. Ma l'istrice è troppo buono. L'istrice ammazza tutti quelli che lo attaccano. Ma mi ritorna in mano. Vaschi, non credo che mi ritorna. Leggi i sigilli di Martino. Questo è quello che si nasconde. Una carta che possiede il sigillo si immerge durante il turno del tuo avversario. E non possono attaccare. E questo colpisce. Io metterei questo, infatti. L'istrice. Perché l'istrice? Perché sei incazzato io? Ma il Martino me chiude le partite. Capito? Cioè, magari sto nella merda.
metto l'istrice che c'ha 5-7. Pam pam, capisci? Io lo... Oh, raga. Oh! Dai, dai, almeno a 3. Oh! Orco disse! Martino, no! Mi dovevi chiudere le partite! Meno male che non abbiamo messo l'istrice. Martino, if you love me. No, Martino! Mi ha dato le ossa. Allora, Martino, ciao. Martino, ciao. Andiamo a sconfiggere. Oh, ma devi chi non risica non scapoccia. La fortuna mi sorride. Vabbè, non... i miei omaggi. Il lupo salutiamo. Ok, dobbiamo fare del male alla rana toro. Ci metto... Ma questa c'ha sempre avuto 1-2. Boh. Metto l'ermellino. M'attacca. Metto... Sì, l'ermellino, perché magari mi manda qualcuno de volante e voglio pararmi. Poverino Martino. Vabbè. Banf. Lino banf. Cazzo le vipere. Potrei mettere... Potrei creare il loop a sinistra e mi sa che lo cleo. Lo cleo. Fine. Oddio, no, me lo attacca così? No. Ho sbagliato? Ha già sbagliato? Vediamo. No, posso. Loop. Sinistra al loop. Sinistra chiusura totale del blocco. Guarda che sto scoiattolo. Guarda che lo scoiattolo è il GOAT. Ma questa, ma c'è starà sicuro. Guarda, ti sto a creare un, come si dice, il meta. Il meta. Lo scoiattolo paratore. Lo metti in una colonna, blocchi la colonna se quello c'ha uno di attacco. E non costa niente. Scoiattolo meglio dell'uroboro. Che pure è volgare l'uroboro. Viene dalle periferie. Non riesco a dire niente. Allora, chi sacrifico? Vai cimice. Pesco una carta. È ottimo. Vai cimice, vai a morire. Ma forse no. E infatti è una cimice che non costa 2. Questa mi serve. Sì, mi serve il serpente. Allora, il serpente mi farà del male adesso. A meno che, a meno che non esca l'uroboro, il goat. Il goat. E... merda. Io lo devo evocare solamente per ammazzarlo, Garcola. Partiamo da questo presupposto. Qui c'è solo una cosa da fare. Però vorrei cagarlo l'uroboro. Però me lo shotterò appena lo cago. A meno che... ta ta e ta. E poi chiudo qua. Benf. Ok. Aia. Però sono una merda totale, eh. Ma io mi paro. Vediamo che fa l'uroboro. Io ho fatto tutto questo per ammazzare, per far uccidere l'uroboro. Guarda. Fammi vedere un po' che succede. Mi sa che perdo. Ah, è brutto, lo so che fa. Diventa 3-3. Va bene, va bene. Ok, adesso lo scoglio. Ma posso vincere anche senza. Aspetta. Potevo fare così pure prima, sono un rincoglionito. È un cannone di vetro. Sono proprio un coglione. Io lo ricago. Io lo ricago l'uroboro. C'ho fuori il coyote, me sciotta però. Il coyote me sciotterà. Perché non mi esce un cazzo di mostro evocabile con le ossa? Sono sempre pieno di ossa.
È vero, Cristo, lo posso sacrificare l'uroboro. Sono un deficiente, però no, lo voglio usare. Allora, io voglio sacrificare la rana toro adesso, però per metterlo qua a destra, sciottare e mandare l'uroboro verso la morte. Però adesso c'ha 3-3. Forse mi conviene far così, ammazzare coyote. Ma sì. Vai. Vai e colpisci. Minchia, l'uroboro è incazzatissimo. Grande uroboro. Eccolo, metto. Dai, cominciamo ad avere delle carte decenti. E io un po'. Ma perché non ha attaccato? Ma perché non attacca? Sono un coglione. Sto a fa' delle cazzate mostruose. Vai, uroboro, vai, che dovrei perdere. Ho fatto tutte le stronzate. Vabbè, ho vinto. Però ho vinto malissimo. Ho vinto malissimo. Guarda, guarda, c'ho i pacchi de ossa. I pacchi de ossa. Allora, ci abbiamo due rane toro, eh? Possiamo andare finalmente a vedere che cazzo fanno i fratelli funghetti. Oppure possiamo provare il casino. Ma qui perché c'ha due? Ma che succede a sta mappa? Oh? No, andiamo dai funghi, dai. Stavolta andiamo a funghi, dai. Andiamo a funghi. Bestie, bestie. Buono, vipera, questa è da sacrificare. Per l'istrice. No, l'istrice sciottatore ha poco senso. Però qualcuno sciottatore. Perché l'istrice, il bello dell'istrice. No, l'istrice sciottatore ha senso. Ce ne hai portato? Sì, ce le ho! Dai. Esperimenti sulle rane. Forse l'abbiamo già fatto, anche se non mi ricordo che cazzo succede. Vorresti voler distogliere lo sguardo. Ah sì, ce le univa. E l'avevamo fatto esattamente con la rana toro. Sempre 2-4. Ma perché sembra che ci sia il sangue? Ma che brutto. Andiamo a sconfiggere. Però non mi danno il serpente cannone di vetro. Oh, madonna, la rana toro. Ma questi sono tutti esseri viventi. La lore ti sta facendo capire che in realtà ste carte dentro c'è. Questa ha fatto le foto agli animali? Come fa le foto a chi muore prima di lui? No? Certo che è una blinda rana. Che cazzo ne so io di sto gioco. Sempre molto pacato, Tron. Ok. La vipera costa 2. È proprio da pupazia la vipera, eh. Dovrebbe sopravvivere 2 turni. Dai, sopravvive 2 turni. E diventa quello che sei destinato ad essere. Minchia. Però questi bastardi evocano senza infamia e senza lode. Metto la rana toro geneticamente modificata qua. Il ceppo farà il suo lavoro di paratore folle. Mi fa tagliare che sciotta i ceppi la vipera. Ok, vipera. Intanto me leva uno, lo posso sopportare. Ok. Hai il cannone di vetro. Però si suicida, quel coglione. Il coglione di vetro. Grande istrice. Istrice. Guarda come risciotta tutti l'istrice. La vipera può rimanere là. Meglio lei che un altro. Ole! Oh, la vipera! Cazzo, c'era la vipera con il potere di dividere gli attacchi, che attaccava a sinistra a destra, te sciotta 2 persone. Quella è una combo infame, eh. Quella è una... Chi cazzo sei tu? Kaminsky. Che è, Segugio? Guardiamo, guarda una creatura... Ah, si va... Va a morire ammazzato. Buona, buona. Me la prendo. Costa solo un osso. La posso cagare subito. Voilà! Sono andato a sacrificare Kaminsky. Dai. No, no. Oddio. Se sacrifico un umano, lui è contento. È buono Kaminsky, però. Ma se sacrifico l'uroboro, mi ritorna. Lo sto per fare, ragazzi. Lo sto per fare, sto per perdere l'uroboro. No, lo vedi. Ecco, grazie. Scusa. Non dovevo. Ah, tiranno, scusate. No, ma non l'avrei mai fatto. Perché non voglio rischiarmela. Non l'avrei mai fatto comunque. Oddio. Oh, Kaminsky. Ciao. Se gli do un umano è contento.
No, non gliene frega un cazzo. Ma che poi... No, ci sto arrivando adesso. Ma che figata. Cioè, so tutte le parti della casa. Cioè, adesso ci siamo trasferiti qua per fare l'evocazione, capito? Cioè, quello... Ok, andiamo a fare via qua. Ha messo la robetta, sicuro. Camischia era ottimo come carta, eh. La rana degli sprechi, sì. Mastica. A me mi va un po' di difficoltà, un po' di difficoltà. Camischia mi dava una grande mano, eh. Ah, c'ho pure il grande fumo. Stiamo diventando forti, comunque, eh. Uno stiale sporco. Hai alzato lo sguardo. Ok. Porti Ubish. Ecco, lui tipo già evoca Kamiski tramite il sacrificio dei Kamiski. Non ha senso. Allora, la capra nera già l'ho fatto. Martin pescatore. Martino, no. Ok, lì ci metterò lo scoiattolo. Ah, poi questo mi frega tutto. Devo stare attentissimo. Istrice for the win. E poi scoiattoli in sua difesa. Non devo sprecare le carte. Vai così. Banff. Ok, sti cazzo di Martini. Adesso è ora di mettere. Guarda che skill, eh. Adesso metto il grande fumo qua. E poi lo scoiattolo che baita. Mamma mia! Mamma mia! Sono potente! Guarda sti martini di merda. Vai, vai, prendi lo scoiattolo. Ottimo, complimenti. Beh, però c'ho gli scoiattoli incazzati io, eh. C'ho gli scoiattoli depotenzianti, quindi... Potrebbe essere un problema, però già ho risolto. Cazzo, l'uroboro me lo frega. Io metto... Questo qua. Questo qua. Dopo pesco uno scoiattolo per baitarlo. Pam pam. Ok. Questi mi attaccheranno forever. Ok. Adesso baito. Ok. Sono in vantaggissimo. Adesso arrivano gli squali. Pesco un altro scoiattolino e attacco. Il grande fumo è lamer, eh. Il grande fumo è incazzato, eh. Bam bam, 1-3. C'ha pure il potere che te dà le ossa, mi sa. Ok, si comincia a giocare sul serio. Mestè ripesca, viva la festa. Ok. È il momento di Uroboro? No, è il momento di andare avanti così e vedere, perché adesso questi... Allora, questo, l'istrice sono tranquillo, è una sicurezza. Non metto niente. Vediamo che succede. Mesta ripesca. È uscito lo squalo. Ok, il pesce a sinistra rimarranno così per sempre. Banf. Ok, con l'istrice ci sarà l'omicidio suicidio. È ora di Uroboro. E lo metto lì perché così muore. Merda. Ma io te li ho vinto, cioè scusa, eh. Meno male che mi sono tenuto un po' di scoiattoli. Non muore l'uroboro, ma chi se ne frega. Cioè, basta. A casa! A casa, pescatore! Oh, mo c'è delle carte serie. Ovviamente mi è morto il lupo, cazzo. Quanto rosico. Accendi di nuovo, va bene. E voilà. Forse queste potrebbe... Cazzo, non ho più nemmeno il corpo. No, perché già mi sono messo l'occhio. Vediamo un po' che ci danno. Amalgama. Beh, buona. Il bambino, quanto tempo. Questa era lamerissima. Questa è l'evocazione infinita. Sai, quasi quasi. Può morire, ma evoca anche la meglio. Ma il bambino te le dà le ossa quando lo evochi. Non mi ricordo. Che poi a me questa mi è sempre sembrata la faccia e pensavo fosse un feto rannicchiato, ma invece è un drago. Poverino, però. Questo è proprio già il destino peggiore. Vieni con me. Condannata a morire, resuscita forever. Almeno quell'altro mi ha scosso, ma con rinnovata determinazione. Oltre il pescatore! Non è morto il lupo, l'hai ammazzato. Ma come si permette lei? È morto. No, l'hanno ammazzato i cannibali. Non so cannibali poi.
La bellezza della neve non è riuscita a distrarsi dal gelo delle tue ossa. Il tuo corpo ha preso a tremare nell'inutile tentativo di conservare calore. Il confine è innevato. Pa, 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 pa. Ma ci stanno più bivi. Allora, la prova di potenza, tre carte, no. Dai, la saggezza, dai, la saggezza. Dai, la saggezza, andiamo sul sicuro. Ciao, Devi! Uno, uno. Dio Cristo! Vaffanculo, te e la prova, vaffanculo. Oggetti? Andiamo a far sacrificare un altro piccolo angelo. Un gruppo di sopravvissuti affamati stava in piedi. Spazio una creatura. È ora di Ermellino. Vivera. Bambino, signori. Bambino. Bambino col culo che ha. Se lo mangiano al primo. Bambino. Almeno si difende. Oppure Ermellino. Se famo mangiare pure Ermellino e pace all'anima sua. No, l'uovo è troppo buono. L'uovo non lo voglio rischiare. Qualcuno di rischiabile. O bambino o vipera. Però vipera potenziale non c'ha poco senso. Oddio. Uroboro no. Bambino, regà. Bambino. No, non credo che mi torni Uroboro se muoro. Oh, dai, almeno due. Oh, le, via, 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 via. Bambino, sei diventato fortissimo. Bambino, sì, sì, vaffanculo. Via, 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 via. Cia, 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 cia. Ole, oh, stiamo facendo un mazzo di tutto rispetto. Stiamo facendo un mazzo di tutto rispetto. E poi sta cosa dello scoiattolo mi ha salvato, eh. Lo scoiattolo puzzone. Aia, siamo i cerbiatti incazzati. Siamo i cerbiatti veramente alterati col mondo. Metterei corvo, però me lo sciotto. No, non me lo sciottano. Metto corvo. Metto corvo. Gli faccio via i danni. Forse sono un coglione. No. Senti. Così. Intanto si spostano. Ok. Ho sbagliato. No. Sì. Vabbè. Allora. Rimango così. Voglio un attimo builda delle robe. Forse avrei dovuto. No, lo metto bambino. Sai che lo metto bambino. Però me lo sciottano. Lo metto qua. Vai. Cervo incazzatissimo. Aia, l'istrice. Comunque il corvo ti risolve le partite, eh. Il corvo è veramente il goat. 4-1. Volante. Madonna, abbiamo vinto. Dai, mi sa che questa la vincemo. Ovviamente senza il cazzo di lupo che ci dirà la lore. Secondo me vinciamo proprio tutto. 4-1 volante. Corvo. No, bambino meglio di Uroboro. Come c'è sto meme che Uroboro fa schifo ai cani. Ecco tutte le nostre carte. Cioè, abbiamo delle carte di tutto rispetto sto giro, eh. Allora. Ma perché poi c'è un bivio? Scegliete voi, ah! Dai! Che cazzo stream a fa? Se non vi faccio scegliere qualcosa. Sinistra o destra? Sinistra o destra? C'è una marea di denti, vai a prendere pelli. Quindi destra, dritto, sì. Destra, destra. L'unica volta in cui posso andare a destra. Destra, pelle pelli, dite. Dai, destra. Leggo più destra, così a occhio. Le mie pelli, ok, posso comprare le pelli, ottimo. 11. 11. 6. 6. Basta, quest'altri mi tengo. Minchia, siamo pieni, eh. Basta. Molto gradito. E ora dobbiamo andare a vendi. Non puoi tenerli. Come no? Sì che li posso tenere. Fino alla fine da run li posso tenere, oh. Mo a sinistra? Io di destra. Sinistra, ok. Adesso le vendo. Top.
No, adesso sacrifico. Chi sacrifichiamo? Se io sacrifico la pelliccia d'oro, che succede? Ma questi sono già morti, mi sa che non li posso sacrificare. Ma se io a sfregio sacrifico questi? Lo sai che mi sa che sto per sacrificare l'uroboro? Perché non, non so che le va. Non mi va delle altre, però l'uroboro è buono. Gli do la pelle da lupo, a sfregio. Ma lo sai perché? Perché non voglio cercare di vincere sta run. Però d'altra parte voglio sapere che cazzo succede se sacrifico l'uroboro, capito? Cioè non ci credo che mi dà solo un medaglione. Se sacrifico bambino, secondo me si incazza. Ma è meglio bambino d'uroboro ora come ora, perché l'uroboro lo devo buildare. Però buildarlo conviene tantissimo. E poi c'ho la combo con bambino, che mi rimane bambino, cago uroboro. No, non lo cago uroboro. Nel peggiore dei casi perdi, ho capito Pine, però se sacrifico la rana che so due anime in uno, gli frega qualcosa? La vibra la voglio usare per dai. No, guarda la rana. Niente, mi frega niente. Ok. Allora, lo voglio tenere uroboro. Ah, però ce l'ho due di ossa, eh? Di default all'inizio. Sono carte buone. Eh sì. Cerbiatti incazzati col mondo che ti fanno danno merda e poi diventano alci. Un bel film. Bello, ma non ci vivrei. Allora, bambino deve vivere. Allora, pelle in difesa della società. Merda, lo scoiattolo forse. Allora, scoiattolo qua. Per evocare bambino. Il bambino lo mettiamo qua. Scriviamo bambino che si incazza e mettiamo il mellino. E vediamo che cazzo succede. Vai! Pam pam! Bene! Bene! Ole! Mi hai portato le pelli buone? C'ho tutto quello che vuoi, sì. Ah, ma mo ci dà veramente. Che è questo? Che è? Conta. Che è questo? Tana del coniglio. Quando giochi una carta che possiede questo sigillo, un coniglio si aggiunge alla tua mano di carte. Coniglio. E una carta con i seguenti parametri. Uno di salute. Io mi più questa. Tentacoli, perché mi fa paura. Poi pelle da lupo. Cazzo, ragazzi, ma le pelle sono la svolta. Ma lo squalo 4-2 che diventa più forte. Minchia. C'è il corvo che si divide pure. Il gatto paratore. Minchia, lo squalo. Ma la gazza non è così. Lo squalo a me fa paura. Io non voglio prendere questo, voglio solo legge. Questo decostruisce le. No, lo squalo, ragazzi. No, ci abbiamo anche bambino, perché la puzzola con la formica, l'alfa che depotenzia è ottimo. Lo squalo è incazzato, però costa 3 sacrifici. No, raga, il corvo. Raga, il corvo. Il corvo. Però quando cazzo lo attaccano il corvo? Però se becco uno con la difesa, se taglia pure i pezzi. Cioè il corvo è inarrestabile. Il pipistrello pure è incazzatissimo e fa doppio danno, in effetti. Il pipistrello risolve le partite, eh. Il pipistrello mi sa che c'è ragione. Il pipistrello è arrabbiato. No, lo squalo costa troppo, sì. Il pipistrello. Anche perché io c'ho già 2 ossa di default. Me ne servono altre 2. Cago il pipistrello e vinca la partita. Sacrifico 2 cazzate. Adesso si ragiona. Ma vaffanculo. Pensavo meglio. Che è questo? Cervo lungo. La giraffa, intende?
sciotta, buona. La mebba, buona. E non costa, no, costa due ossa la mebba. Cervo lungo tutta la vita, in effetti. Cervo lungo tutta la vita. Cervo lungo. Oh ragazzi, abbiamo creato un mazzo incazzato come con la società proprio. Proprio sta davanti l'agenzia di entrate sto mazzo e dice no, no, modo a fuoco. Il mazzo lo dice, non io. Intanto dice terreno. Ok. Ma io metterei lo scoiattolo. Oh, ma lo scoiattolo sciottatore. Prendo la capoccia. E adesso costruisco. Ok, adesso le bestie puzzano. Dai. Quando non sono sguardato, una sedata. E va bene, grazie. Ma per forza i cervi! Ma che cazzo devo fare? Appunto! Non l'ho fatto! Oh, ma che siete stupidi? Come ho sbagliato? Non ne ho di alci, ho capito, sti cazzi! Era meglio lo scoiattolo in effetti, eh! Mo prendiamo un po' di cervi! Ma allora per i coglioni! Allora! Mo io senza senso cago questa! Il momento... Al momento lo può giocare. Ah, costa uno pure. Bene. Loro che c'hanno. Ecco, così si potenzia loro, no? Si potenziano loro. Allora, questi qua. Adesso mi sarebbe servito lo scoiattolo. Allora, io direi. Lui! Lui è diventato puzzone! Lo vedi? Il bambino puzzone! Di che stiamo parlando? Lui è cervo! Abbiamo creato il top, perché è un cervo, non lo sanno solo loro. Però va bene. Questo è lore, sì. Vuol dire che hanno usato un cerbiatto per fare sta bestia. Tutto culo, è arrivato later. Sì, è tutto culo. Allora, mo te faccio la combo. Mo te faccio il cucchiaio e la combo. Faccio così, di modo che io possa evocare il bambino. Grazie a bambino posso cagare questa carta che non so che fa. Quindi se mi girano i coglioni mo cago pure l'uroboro. No, non mi girano i coglioni però. Vai, colpisci. Ho vinto. Sì, ma sta diventando una buffonata. Che andiamo dai funghetti? No, andiamo a giocare un po'. Andiamo a giocare un po' d'azzardo. Che famo? Tre? Quanto costava il serpente? Costa le ossa o costa due? Costa due. Non lo so. 3, 1, 2. Oh, porco Giuda, i primi tre commenti 3, 1, 2. Siete veramente degli squilibrati. Il serpente costa ossa, quindi non ha un cazzo di senso. Facciamo 3? Non c'avevo niente con 3. Lo so che costano troppo, per questo io non le prendo mai. Perché costano un boato. Ma quelle sono, raga, sono i 9, oh. Vabbè, cerchiamo di finire sta run e poi vado a mangiare. 1, 2 o 3? E raido qualcuno? 2. Dai, 2. Se premi V guardi il tuo mazzo. No. Spoiler, cacciatelo, spoiler. Spoiler! Comunque, grazie. Allora, ci abbiamo tutti da 1, alla fine. Uno da 2. Pissifrattola! Quanto tempo! L'altra run. No, due live, l'altra volta ci ho giocato mezz'ora. Allora, andiamo a sacrificare. Vediamo se si mangiano pissifrattola. Vai, voglio la morte di pissifrattola in diretta. Ma mi sa che non puoi mettergli un umano. Forse. Col cazzo. Pissifrattola, sei pronta? Poi questa sciotta veramente, eh. Però forse conviene aumentare l'attacco del bambino. Ancora. No, guarda, no, bambino, abbiamo fatto un miracolo. Diventa uno che leva 4-1 volante. Il tentacolo. Ah, aumenta la vita, sono un coglione. Allora, uroboro. Uroboro. Cazzo, bambino, allora ci avrebbe senso. La vipera, no, la vipera la voglio bruciare. La vipera la voglio sacrificare. Per dare il potere del veleno a qualcuno. Uno a caso, bambino. Oppure non lo so. Oppure ermellino, tipo. Almeno c'ha qualcosa da senso. No, bambino, me lo mangiano.
Io devo fare due try. Due try o niente. Il cervo. Il cervo. Il cervo che è lamerissimo, però. Il cervo deve morire. Il cervo lungo. Uno. Oh, dai, un altro try. Oh. No, pistifratto, non voglio che se la mangino. Oh. Oh. Oh, uno 6 shot a 3. A pensare a lasciare la creatura sempre rischioso. Oh. Le 1-6. Shottatore che costa 4. Me lo tengo, me lo tengo. Basta, basta. Fammela ne. Ole. Oh, siamo. Perché sì. Perché bisogna provarci, Savia. Nella vita. Anzi, te dirò di più. La prossima volta famo 3 try. Vaffanculo. L'importante è che si giochi d'azzardo nel gioco, non nella vita. Ha rimosso l'attenzione la lepre maciullata dai denti d'acciaio. Ma ha lasciato la trappola scardinata. È il cacciatore. È proprio lui. Questo è incazzato il cacciatore, eh. Ma perché mo vedo la faccia? La faccia che mi fa cagare sotto dalla paura? Ma quanto è cattivo? Quanto è brutto? Quanto è incazzato? Ma è una giraffa, non è un corvo. Cioè, non lo so. Allora, vai con le combo. Però quello muore. Allora. Merda, ragazzi. Devo sacrificare la prima tranche di mostri. Tipo, il fumo lo mandiamo al suicidio. Ermellino lo mandiamo al suicidio. Bambino me lo voglio tenere. È un cervo al collo così lungo. Però mi sembra un po' con dei problemi che l'hanno fatto. Forse gli hanno, forse è una giraffa e gli hanno fatto degli esperimenti. Forse qua servirebbe veramente l'artiglio, perché la rana bizzarra è quello che mi fa più incazzare. Più di tutto. Più degli squali. Più di... Adesso mettiamo bambino qua. E mettiamo il cervo. Boh. Però me lo ammazzano il cervo, cazzo. Però sto a perde. Intanto me paro, ah. Merda, non posso sacrificare. Oddio, mi ammazzano bambino! Non posso sacrificarlo! Ho perso, raga. Ho perso. Sono un coglione. Questo costa ossa. Porca mignotta. Non voglio usarlo l'amo, però, capito? Vabbè, si trova sempre la soluzione, però. Me lo sciottalo, bambino. No, perché va a zero il pezzo di merda di attacco. Il pezzo di merda va a zero. Va bene così. Prendo un danno, sperando di non morire. No, non muoio. Ok. Ma che cazzo dovrebbe fare sta carta? Quando muore? C'ha l'attacco in base alle carte che ho in mano. Figo. Non male. Capito, però. Però, non male, eh. Genio, non è che ci vuole. Conta carte. No, io pensavo tipo qualcosa sulle carte dell'avversario. Oppure potevo controllare le mie carte. Non pensavo l'attacco, onestamente. Beh, ciao Ermellino. E mi dà la pelle di lupo. Perché è ovvio, una trappola. Allora, se io risacrifico. Merda, mi ammazza lo bambino. Ok. Pesco. Bono cimice. Vai qua. Tu vai qua. Ma secondo me ho vinto. Perché bambino non ha attaccato? Ah, ok. Si stanno creando le combo. Vai così. Non è ancora morto?
Minchia, bambino co... col coso è il top, eh. Tutte belli del lupo. Ma no, no, aspetto, aspetto. Vai, pam, pam. La vipera è diventata inerme, piccola Angela. Gli stama rompe tutto. Ma il ciclo deve continuare. Ah, se gira la maschera. Let's do business. Ma smetti di riempirmi. Ma io non l'ho mai sconfitto, mi sa questo, eh. Ma questo è nuovo, eh. Ma che sta succedendo? Per questa accetterò solo le pelli migliori. Ah, ma che figata. Con le pelli che io ho fatto con i miei mostri, adesso le rivole. Top, top. Allora, questa la prendo, così posso fare il potere. Presumo valga. Scambia quel che puoi, le altre resteranno a combattere per me. Lo so, ma mi serve per il quadro. Mi serve per il quadro, anche se vedo roba incazzata col mondo. Tipo, mamma mia, l'avvoltoio che si potenzia. Il glizzy shottatore. No, devo prendere il serpente. Minchia, ma ne posso prendere tre. Chatta sulle emoticon, vabbè. Vabbè, ma se uno me le consiglia, fatelo. Il cervo lo vedo arrabbiato. Però costano tre, costano troppo. Cioè, l'alce massimo, no, il cervo. Ma il lupo è il mio. Ma se riprendessi il lupo, si reincarna. Senti, io il corvo lo prendo perché è incazzato. Quelle da tre non le prendo. Anche se combatteranno per lui, quindi vuol dire che me le tira tutte in faccia. Prendo l'avvoltoio. E poi prendo... cervo o lupo? Cervo o lupo? Io il lupo, perché io sento che risuscita il mio se prendo questo lupo. Se prendo questo lupo risuscita il mio. Anche se ci avrei due cervi sciottatori che proccano. Vaffanculo il mio lupo. Lo so, zi. Lo so, zi. Però io devo giocare a modo mio. Ma che sono rimaste sul tavolo? Sono rimaste a combattere adesso? Ma che veramente? Ma che cazzo? E io moglie frego qualcosa col lancino. Ce l'ho 8. Ce l'ho 6. Sono una merda. Sono salvo. Vabbè, intanto paro con l'istrice. Non paro un cazzo, ma ok. No, si è creato lo stallo. Si è creato lo stallo. Adesso il corvo mi farà un culo. Porca troia. Devo mettere il cervo. Senti. 6, 4, 5. Allora, ce n'ho 5. Ce l'ho, le ho. Forse ci potevo arrivare pure senza usare quelle. Allora. Devo stare molto attento. Devo stare molto attenzionato alla mia vita. Devo cagare. Devo sciottarlo in questa mano. Allora, bambino dovrebbe passare avanti e fare del male a tutti. Quindi adesso io devo mettere. Questo para, quindi col cazzo. A sinistra mi faranno un male indecoroso. Però dovrei mettere il cervo a sinistra. Secondo me l'ho sciotto. E dai cazzo, sono il campione. Il campione interregno. Oh, sono intelligente, sono una persona veramente di un certo livello. Si serve la luce. Stronzo. Ok, faccia a faccia. Ma ho finito il gioco? Ergeco e l'hammer, l'uomo talpa e l'hammer. L'uomo talpa. Così lo provo. Gli enigmatici cacciatore e commerciante bagnavano la neve del loro sangue e tu hai continuato ad avanzare. Riuscivi a vedere una luce in lontananza. Ma che veramente è finito? Ma non ho il lupo. Ragazzi, siamo alla fine del gioco.
Sacrifichiamo. No, allora. Questo è il nostro deck. Gioca la tua vita. L'uroboro. Alla fine. Minchia, se era la capra, sacrificavo l'uroboro. Te lo giuro. Te lo giuro. Che fanno? Io farei oggetti perché mi cago sotto dalla paura. E c'ho solo l'uncino. Dacci gli oggetti, va. Dacci qualcosa. Dammi una mano. Allora, il ventaglio. Meh. No, il ventaglio non è. Meh. Meh. Il ventaglio sollevava le carte, non mi ricordo. Potrei usarlo per shottare. Asso di briscola, sì. Le ossa per cagare la gente. Questo per. Però col ventaglio. Però c'ho tutti i volanti, no? Le ossa. Un'altra volta. Altre ossa? Mamma mia, apriamo tutte ossa così cagamo tutta gente. Tutte ossa, andiamo dritti, andiamo dritti. Vaffanculo. Arrivo! Ma questo è il finale, oh. Cacciatore! Sì, però prima di essere fissi sulla casetta, mi sa che. E sulla luce calda, non fare un'oscurità. Volevo farmi in giro. Sicuro questa casetta ha segnato la fine delle tue fatiche. Mo entra dalla porta. Mo entra dalla porta. È questa la casetta. Cristo di un Dio. No, ragazzi. Ciao. Fuck this shit. Time out. Fuck this. Uè. Ehi. Questa era la grotta. Siamo noi. Siamo dentro Matrix. Ti sento un'opportunità. Non offri i miei doni a qualsiasi viaggiatore. Se sarai in grado di superare le mie prove, verrai compensato enormemente. La prova dei veloci. Le carte. Sì, a cazzo. La prova dell'anello. Se hai un anello. Ce l'ho! Ce l'ho l'anello, in teoria. La prova di. Vabbè, ecco. Mi taglia il ditino? Oh, indossi un anello raffinato. Sei passato. Meno male che me ne ero accorto. Uno dei doni più potenti tra le mie mani. Carte che alterano drasticamente il gioco e che non devi nemmeno pescare. Il dono dell'ambidestro. Puoi pescare dove vuoi. Sì, vabbè. Il dono dell'occhio. Quando peschi al tuo mazzo puoi scegliere di pescare qualsiasi. Sì, vabbè. Il dono del sangue. No. Questo non mi frega anche. Vabbè, che poi. No. Cazzo. Questo. O quello che peschi doppio. Ma mi sa è meglio quello che peschi doppio. Cioè la giara dell'avidità. Ma che me frega di scegliere le carte. Ma che, regà. Ma peschi doppio. Ma non te rendi conto. È più rotto la doppia pescata, oh. Ok, la gazza ti può dare una mano per avere la carta che vuoi. Ma ne peschi sempre una. Tu pensa. Ma all'inizio del turno. Cioè ogni turno. No, raga. Lo so che è più rotta la gazza perché scegli quello che cazzo ti pare. Però perdi anche un po'. Dai, però veramente è l'hammer la gazza. Pure la gazza è una cosa. Ma è finito il gioco. Ma poi se rifaccio la run mica ce l'ho. Sarebbe veramente una merda. Dai, abbiamo la gazza perché. Lo ripeteremo ancora una volta. La prova degli alati. Per superare la prova le tre carte. No. Questa. La prova delle pelli. La carta rara esiste. La prova dei volanti. Siamo pieni di volanti. Almeno uno, no? Dai cazzo, ti prego. Ti prego. Niente, eh? Sì! Sì! Secondo me mi sta a far vincere. Il dono del signore delle ossa. Questo era quello che mi ha dato sacrificando la capra nera. L'amerissimo. Il dono della foresta. Inizia una battaglia con i grandi abeti. Me para? Me para con gli abeti? Beh, una mezza merda. Nanco. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Però è vero che mi dite. Potrei finire il mazzo in fretta. Cioè, capito? Doppia pescata. Quello che voglio. Doppia pescata. Quello che voglio. Siamo a questo. Siamo a questo. Anche se finisco il mazzo. Però è un problema finire il mazzo, eh.
Vabbè, però, cioè, devo... Secondo me perdo, perché vado in vacca e... C'ho paura. Oh! Ma chi è? Una fratta? Ma è Gandalf? Sei riuscito a ottenere entrambi i miei doni? Che culo. Lo dico raramente, ma sono colpito. Sei stato un degno avversario, ma purtroppo ho perso ucciderti. Grazie, grazie. Lei è molto gentile. Ma me ne può... Non c'è una via segreta. No, eh. Posso andare dietro? Hello? Buonasera. Buonasera. Grazie, Oroscaio. Ehi. Ehi. Eccolo! Ma che carino! Ma è un vecchio! È un vecchio che vola a giocare, un poveraccio! Io smanio per un'altra partita. Vai! Sei pronto? Sì. Questo è Yu-Gi-Oh! 106 anni dopo. No, aspetta, non ero pronto! Cazzo, volevo controllare la stanza! Cazzo! Ciao Gibera, grazie. Spero che siate preparato. No! No, dai, fammi sci. Forse un'altra per essere sicuri. Che stronzo. Che stronzo. Ah, non potevo controllarla, va bene allora. Minchia, ma lei fa paura. Guarda, con le maschere che girano intorno. Sì, vabbè, ragazzi. L'uomo talpa e la roba dei mantidi. Quindi io mo pesco doppio. Cioè. Ok. Ah, non si pesca al primo turno, è vero, che cazzo dico. Allora. Oh, ok, okay. Chi è questa? Cioè, colpo triplo è incazzatissima, eh. Io metto l'uroboro. Allora metto. Lo vedi, già me sto a chiudere però, eh. Allora metto il fumo qua. Tanto l'uomo talpa arriverà a parare tutte le cose. Quindi. Aspetta, forse potrebbe. No, perché tanto lui continua a parare forever finché non muore. Quindi. L'amante leva uno. Però me leva tre. Praticamente. Bella sta hosta, sì. Ma se gliela fregassi poi. Ma senti, ma io. Però forse dopo mi caga roba più lamer. Ma se gli frego l'uomo talpa? Perché mi sa che la regina ancora non gliela posso fregare. Ma io gli fregherei l'uomo talpa. Per rasciallo. No, però vediamo cosa mette. Allora, senti. Senza che ci stiamo a pensare troppo. Oddio. Ma tanto io pesco doppio. Cioè, posso far tutto. Posso far. Io cago tutto. Io cago tutto. Non me ne frega niente. Vai. Banf. Banf, banf. Già perso la prima. No. Lui c'ha le mantidi. Ok. Cioè, ma guarda che roba. Allora. Però potrei perdere. Guarda, riesco a perdere, te lo giuro. Devo fare serio. Allora adesso la mantide farà 4, 1 e quella muore. Quindi mi conviene sacrificarla per evocare bambino, che poi farò diventare volante pazzo. Poi. Ah, ma posso pescare uno scoiattolo anche volendo? Sì, vabbè. Io pensavo che almeno potevo scegliere. O due scoiattoli o due carte. Ma siete proprio alla follia. Ma voi state a pezzi. Ma io metto il pipistrello, io ho vinto. A meno che non mi caghi. Ah no, perché lo devo sacrificare, ho sbagliato. Vabbè, sti cazzi. Non posso. Tanto uso tutto. Bam. Mamma mia, il delirio, proprio le botte. Non si capisce niente. Sopravvissuto. Ah, cazzo, ho rischiato, ho cagato tutto. Mi aveste distrutto i mostri, sarei stato nella merda. Che cazzo cago tutto. Meno male che ci ha messo i ceppi di merda. Sono appena dinanzi a te figure indistinte. Nei loro occhi è comparso un guizzo, come riconoscendo un'affinità, accompagnato da un senso di colpa. Ti stavano tradendo. No! Quella la ricordo con affetto. Siamo noi. Ma io ti stacco tutto, zio. Ma io pio tutto. Ma gli mando contro pissifrattola. Prendo il corvo e prendo
l'istrice, my man. Poi prendo gli scoiattoli, sto sbagliando più a scoiattoli, eh. Io non cago niente. Pem, 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 pem. E sei una merda! E sei una merda! Ma già l'ha riperso! Perché sei così merda? Perché mi mandi contro gli esseri umani che ho imparato ad amare? Vabbè, vabbè. Siamo ancora in tempo per vincere tutto. Mando... Cazzo, l'istrice me lo sciotta. Ragazzi, perdo. Ragazzi, sto per perdere. Omicidio, suicidio. Però non vale. Ciao Gaetano, non vale che mi abbia distrutto tutto senza che nemmeno sia cambiata la fase. Ma vaffanculo. Guardalo. Ma pia da pipita, che cazzo me ne frega. Che sta succedendo tra quei due? Si sono chiusi per un attimo. Non posso nemmeno cagare niente, perché poi me lo frega. Merda. E io glielo rifrego poi. Lo sai che c'è? Lui mi fregherà il mostro, io glielo rifrego. Stronzo. Guarda dove sei. Ho finito le carte, raga. Ho bruciato tutte le carte. Mrerd. Cacca bubù. Certo che c'ho dei nomi da tredicenne proprio, eh. Ma se io mandassi a fanculo... No, l'istrice lo voglio tenere. Va bene, senti. Fregate voi. Andiamo, vediamo, vediamo. Vediamo. Ok. Bravissimo. Sei il mio campione preferito. Questo mi serve uno con... Ho finito... Ho tirato tutte le carte con le ossa. Sono un coglione. Io perdo, raga. Io perdo. Merda. Allora, io mando pissi frattola. A parte c'ho l'oroboro, eh. Siccome vedo tenere le carte, usiamo queste che... Guarda se l'oroboro mi salverà la vita. Io Trono, hai mai giocato a Warhammer da tavolo? No, Warhammer da tavolo no. Attenzione, sta per fare le cose brutte. No, comunque non ci ho giocato, però lo conosco, questa maledetta luna. Mo si trasforma. Fa il suo effetto, lupo. Ma non fornisce alcun valore alla mia tavola. Mi chiedo. Ecco la foto. Questo con le foto fa sparire le cose. Ma che è una carta questa? Lo vedi, lui con le foto fa diventare la roba carte. Te l'avevo detto. E infatti queste sono tutte le anime. Ma è un gioco ispirato sul... Alla roba del Medio Oriente. Una volta un Amsterdam mi si incazzò perché stavo a fare la foto a un monumento. Mi ha fatto la foto! Ma che vuoi? No, ho fatto la foto al monumento. Mi ha rubato l'anima. Tutto sto gioco si basa su questo. Mi credi? Quello sì che ha valore. E mo come la piove? Una carta che possiede questo sigillo colpisce ogni spazio. Bene. Leva uno però. All'inizio del turno del suo proprietario, una carta che possiede questo sigillo attira piccole creature come gli spacca gli scoiattoli. 40 punti vita. 40 cazzo di punti vita. Non voglio mica la luna. E invece. Ok, però mi spacca la pepita. Metto l'uomo talbot. Parare. Guarda le robe che ho. Ma se gliela frego la luna, fine. Non c'è niente da attaccare. Ma sto cazzo. Pem, pem, che carini che menano la luna. Vabbè, dovremmo vincere. A parte che adesso ci avrebbe anche senso la carta pesca. Dovrei vincere. Io ho messo ovviamente l'omotalpa perché sono un coglione.
Ma questo gli dà una manata totale il tentacolo. 7, 6, 5. Almeno. Poi devo tenere tutti gli spazi a... Ma se io finisco le carte ho perso automaticamente. No, 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 già l'ho fatto. Cioè, la dovrei fare. Ma la vivera la sciotta. Non credo. Ho sbagliato. No, vabbè, sti cazzi. Vai, Ermellino! Ho capito, sì. Sono pieno di ossa. Dai, Europa. Purello l'ermellino. Ho finito le carte. C'è però. La luna porrà fine alle tue sofferenze. Ma non credo. Adesso devo cagare l'uroboro. Sto nella merda, sono un coglione. Io gli faccio da un'altra. Ah no, mo leva 2! Cazzo, mo leva 2! Sì. Forse vinco, forse no. Mi è rimasta solo la vipera in mano, la mia carta prima. Vai e sconfiggi la luna! Oh, basta, Hai davvero distrutto la luna. E così Gogo non si trasforma più. Suppongo non resti altro che farmi fuori. Procedo. Cioè? Forza. Ah, non c'ho le carte, sì. Tiè, tiè. Finito così? Puff! Vittoria indiscussa, perché se poteva anche... Oh my... Che sch... Did I just... I think I just beat him! Sì! Oh. Che? Che? Evangelion, congratulazioni? Congratulazioni! What? Frate. Frate. Ma è R-Story? Quanto tempo ho ancora? Amore! Qua io ho finito il gioco e sta succedendo delle cose assurde. Se vuoi ordinare la cena, intanto. L'ho già ordinata, amore. Grazie, amore, scusa se sto fatto tardi. Guarda, io devo mangiare con Veronica. Io ho fatto la medicazione, ho messo il collarino, ho fatto tutto io, tranquillo. Allora, continuiamo, perché qua mi sto a cagare. Io metterei quasi la webcam mia. Che dite? Facciamo il finale? No, perché, dai, voglio che vediate io che divento pazzo, dai. Amore! Visto che non è arrivata la mia, mi porti la tua del webcam, grazie. Non me l'hai data? Sì, te l'ho messa sul tavolo. Ah. Zè. A sto punto, fammi serio. Sono pure vestito come un pischelletto anni 3. Però non posso, cazzo, speriamo che non mi si bughi tutto. Devo tornare un attimo su Streamlabs. E adesso arriva Flauli, mi sembra molto... Ma non credo che se avessi usato la vipera sciottava la luna, Te lo giuro, non credo. Comunque no, sta cosa mi ha un po' interessato. Aspetta che ci stiamo preparando per voi. Mi sto cagando sotto. Grazie, amore. Ma quanto... Scusa, ma quanto dura sto finale? Perché qua se dobbiamo vedere tutto. Ma che è? Tipo una creepypasta. Froze! Devi fare un... giochi di mezzanotte con questo. Diventi miliardario. Speriamo che funzioni e non rompa le palle. Allora, ciao amici, vediamo, aspetta. Allora, siete più un cazzo. Non si vede più un cazzo. Allora, dispositivo di acquisizione video, accenditi. Che c'è? Mary vuole entrare, Mary. Mamma mia, piagne sempre. Piccina.
No, porco giù, dov'è? Non è, que è questa, su. Olè, ciao amici! Perfetto, sono un po' alto. Oggi con la polo da tizio è arrivato. Dove non si sa. Dai, il finale merita la. Sono diventato uno streamer serio. Ormai te stai a far vedere, trovo, no, da fa culo. Forse così so. Dai, mi metto proprio piccino piccino. Ecco. Così siete contenti. È cambiato tutto. Allora, si vede tutto? Siamo pronti per le grandi avventure, che non si capisce? Mo se sente meglio o peggio? Non è cambiato pure l'input audio, no? Vabbè, vado, eh. 9:15, 9:15, 10:02, 10:03. Non lo so, vabbè, senti. Io vado dritto. Ciao, Daft! Oh, merda. Dovrei meglio. Ah, era solo questo. C'è qualcosa che non sto vedendo. Non mi pare, ok. Determinante. Aspetta. No. Ma per tornare indietro che devo fare? Dovrei premere ESC? Sì, ok. Non vorrei uscire. Hey there, card gamers. I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening Il video. pack Today, I am opening! opening Catch Monsters packs and digging for that epic Grande Cash shiny Monster. Transcendog! No, And here I'll add some dissing! crazy VMAX Dissing a as tutti well. quelli che spacchettano! Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Vai. Feeling good about this one. Se sto gioco è tutta una scusa per Feeling lui, real good. per spammarsi il canale Twitch, è un genio. Ooh, what do we got here? Super cane? Okay, and our first rare is a Birchkin. Not Chi è? exactly a viable competitive card, but hey, it's a pretty one. All right, next pack. Feeling even better about this one. Vabbè, I ma gotta say, these cards are questo è feeling il extra tizio? silky today. I mean, they're so smooth. Not sure what they're doing down there at the card factory, but these are feeling good in my hands. Ma no, ma che Okay. cazzo? Let's see what we got Vabbè, here. sono belle carte lisce, ok? Some jank cards. Maybe a few additions to my draft cube. We'll see. Al mio cubo. And our rare for this pack is Fratello, sei capace però, eh? Fandog. Not exactly riveting so far, but we have many packs to go. Ok. Next pack, Io here voglio we già morire, come! calcola. O chiamano al telefono. Just cut out this part. Vabbè, se taglio questa parte. Vediamo un po'. Hey there, card gamers! I'm the Lucky Carter, and this is a vintage pack opening video. Today I'm Wow, ha speso opening i a few super soldi! rare old packs I snagged at a Va garage bene, va sale. bene. Spammate le Four emoji, packs grazie a of Deltron. inscription. You would 4 not mazzi di believe inscription, the feeling ecco! on these. Vabbè, ti Now, fanno. Ah, all beh, you aspetta. women. Hanno buildato il fatto che lui è praticamente uno streamer, youtuber, quello che è. Che spacchetta. E ha trovato queste carte. E sicuramente. Mo' ci trova la zia dentro. Oppure viene trascinato nel Digi World. Non lo Know so. this game. I'm barely old enough to have seen these going around in my childhood. For whatever O reason, plot they only twist did one siamo set of noi, these cards cazzo. and then stopped printing them. È There's perché not erano a big market for maledette. them anymore, but at the rate I got them for, there's not really much to lose. That being said, Una figata the tutti foil sti mantis god props, goes for a guarda. couple hundred bucks, so. Vabbè, 200, pensavo peggio, eh. 200. Really cool art on these. Definitely Sì, stands dai, the test dimmi of che i time. disegni sono gli stessi, faccelo vedere, fammi vedere il disegno. And our rare for this pack is Blue Ma Mage. vaffanculo, ma dove le Cool carte looking dovevano card, not essere gonna be tipo worth la very much. vipera, no? Sarebbe stato fighissimo. Ma forse Alright. quello è il gioco nel sogno, See what we got quindi. going on Però sarebbe inside. stato figo. Ah! Grande prova attoriale. This pack has been opened. And No, pesante. Scam. resealed. Hope no one snuck the rare out of it. No, che t'hanno preso? Would suck. T'hanno preso i comuni. T'hanno messo solo rare perché ti amano. Come on, people.
honestly. Who opens and reseals a pack? Chi vuole fare sorti? Ma cosa c'è qua dentro? Chi è? Ah. There's a set of coordinates on this card. Looks like they were drawn on with a pen. E dov'è la casetta? 49 degrees north, 123 degrees west. E sto stronzo ci va? I think I'd have to check, but I think that's pretty nearby. Madonna, che attore, insomma, frate. C'è altre qualità, hai fatto un bel gioco. Come, come? Ciccio Gamer, ha sentito? Ha preso la decisione irrevocabile. No, vorrei rivedere, grazie. Vorrei rivedere. O forse ha sentito il campanello, non ho capito. Non posso andare avanti e indietro come cazzo mi pare. Ecco, guarda, Ciccio Gamer. Aspetta, eh. No, vado. Ha sentito, eccolo. The Blair Witch Inscription. I'm out here living my best life. Dai, frate, fagli vedere. Trusty headlamp. Ma tu c'hai pure una pala. Io dan fascia trouble? A chiunque hai risorto. Ti sei fatto rapire sicuro, come i fagiani. Here we go. Here we go. Yeah. Ok. Minchia che il cellulare. Ma che era? Scusa. Getting close. No, aspetta. I think. Getting close. Ok. Ma che cazzo? Ah, è la carta. Un teschio, sono io. Il coso delle coordinate degli anni 86. Ooh. Getting close. Che c'è, Mary piagne. I think. Assuming there is a thing. E piagne. To get close to. This very well may be a io vorrei vedere qualche indizio, ma non mi pare ci sia un cazzo. Ecco. È diventato Cloverfield. Bello. Ammiriamo la gioia di sto video. Sì, il loop. Non ho mai fatto una intro. Questa sarà la mia intro. Per i primi 5 minuti prima della live. Una cosa rilassante. Senti che rumorino. Bene. Che era successo? All right. That's why you always bring an extra. Ah, tutto sto hype era perché se era vabbè. Se era scaricata la cosa. Ma vaffanculo. You gotta come prepared. Ma poi se c'è una camera, perché i video sono di un secondo e tre, cazzo? Okay. Ma che sta a fare? TikTok? Che sta a fare? All right. This is it. Oh, quanta davigo. Embe? We dig. Ah. Trova il gioco di carte. Ah, devi proprio scava. Questa è scava? Ah, proprio scripted. I give a 75% chance it's a rock. Non era il suo. Trova Jumanji. Only one way to find out. Jumanji. What the fuck? Is that Jumanji? Oh my god, you guys, I can't believe it. There's actually something here. Ma l'hai trovato tu da solo, stai a fare un scam. Sei come quei video che andavano una volta. Ho trovato la mystery box nel bosco. Ma si vergogni, ma che schifo è? Ma perché era aperto? Un floppy, lol. È il gioco di Inscription. In un floppy. What? Ma come in un floppy? Poi lui ci va a giocare e diventa scemo. Digimon. Quando Digimon incontra Jumanji. Guys. Jumanjimon. Are you seeing this? No, non lo vediamo. Siamo ciechi, fratello. I'm a little confused. Oh, ha trovato un floppy. Un altro avrebbe buttato subito, perché capirai. Facci vedere cosa c'è dentro. 2 minuti che parano mezz'ore. Andiamo a vedere. Infatti, è quello che pensavo. Come cazzo lo legge, che spettacolo. Costa meno di una carta laminata del... Ma mamma mia, 11 euro. Wow, great video!
Sì. E quindi? Ok, time to figure out what's on this thing. E mo viene risucchiato dalla morte. Sì, un floppy solo va a scritta al floppy, sì. E mo ci fa ripartire, ti giuro su Dio che lo sia. C'è il gioco letteralmente. Che taglio. Non può essere questo l'unico finale. No, sì. Aspetta, beh. Sono finiti i video. Come continua? Continua a giocare. Ok. Time to figure out. Esco, eh. Ma rieccoci. Questo è lui? Non festeggio spesso e raramente concedo doni. Ma tu sfidante, tu sei degno. Ti prego non trattenerti, dacci dentro. No, grazie, non mi sembra. Posso andare? Fa un po' cagare. Sono vegetariano, guarda. No, grazie. Molto bene. Vieni con me. E mo m'ammazza, è uno scam se m'ammazzi, zi. Ho vinto, non mi puoi ammazzare, lo giuro, rosico. Sta fermo lì. Non prova a farmi una foto, eh. Te ne vai? Devo prendere la macchina fotografica. Te ne vai? Io la prendo davanti a te, eh. E la prendo. Ah! Chi te l'ha data? Oh, gli faccio la foto io? Sei un ingrato, pure. Oh, quanto sei brutto. Chi è? Sono il proprietario di casa. Io ho fatto la foto. Guarda i cadaveri. No, che so, vestiti, che so. Sono tutti vaffanculo. Fammi sci, bro, fammi sci. Fanculo sta merda. Fammi sci. Eccolo, è lui. Vabbè, che è? La follia, zi. La follia, zi. Che cosa non ho collegato? Che io ho fatto la foto. Non ho collegato, regà. Ero io. Era nuova partita. Ma dove sono? Io non vedo un cazzo. Vabbè, c'ho gli occhiali. Ma insomma. Questa è la porta. Dov'è la maniglia? Non vedo un cazzo. Ma che devo fare? Esc. Ma se io andassi alla schermata iniziale, secondo me manco me ce fan, me ce fan. Così non vale, sì. Cioè, scusate, ok, levo un attimo la webcam. Ok. Ci vedo meglio. Sto faccio come le nonne. C'è un buco. Tanto è tutto nero in generale. Clicco tutto. Mi so appare una manina. Mi sa che devo uscire. E se comincia col metagioco all'Undertale, non te fa uscire tutte cose. Guardate come volate. Eccovi qua, bambini. Sono un po' basso? Sono un po' basso, aspetta. La mia faccina. Provo a uscire. E attento, non ci sto andando, però non si vede un cazzo. Questo è l'unico spiraglio di luce che viene da qua. Amore, la cena è arrivata. Ok, mamma, mi sa, mo stacco, mi sa, eh. Okay. Vedo un attimo.
Le ultime parole famose. Io esco. Questa è una chiave, ma è una chiave. Ripristina i dati salvati. Ma che è stato? Aspetta un po'. Dov'è la luminosità? Alza tutto. No, non c'è un cazzo comunque. No. Prova ad andare alla schermata iniziale. Vaffa. Ok. Grana della pelli. Prova a uscire, eh? È la porta. Ma che cazzo sta succedendo? Ma questa è condannata a rimanere qua dentro per tutta la vita. Ma che veramente... ma scusa, ma è morto il tipo? Ma adesso con la nuova partita... Cioè, ci sta pure lui. Ho sbloccato una roba. Ho sbloccato la porta, così. Io non ci vedo, raga. Partiamo dal presupposto. È tutto buio e c'ho occhiali da sole. Fate facile voi che lo sapete, cazzo. Stavo tutti... Ho sbloccato... Ma non posso fare nuova partita. Il riconoscimento ho sbloccato. Creatore Daniel Mullins. Bellissimo gioco, signori. Io raido. Continuiamo martedì. Non lo sto capendo, infatti, che cazzo succede. Arte ambientale, bellissimo, bellissimi crediti. Ma io non voglio farlo nuova partita, regà. Mi si cancella questa. Un solo step cosa? Regà, io farei nuova partita perché... Qui non c'è un cazzo. Però no, la partita lo facciamo la prossima volta. Dite di no, di non farlo. Ma che cazzo ho sbloccato? Ma che è stata D? Nelle opzioni c'è qualcosa. Ma che è tipo Silent Hill PT? Continua questo, Io me intoppo su ste cose. Signori, qualsiasi cosa dobbiamo fare la facciamo martedì. Mo vado a magnà. Abbiamo fatto le nostre 3 ore di live. Lo vedi che ha sbloccato una nuova partita. Quindi vuole che io faccia una nuova partita. Però non famo nuova partita. La facciamo la prossima volta? Adesso esco. Uno step, però vabbè, provo. Vaffanculo. Mi fate rimanere qua, io vado a magnà. Installazione, oddio. No, vedi, sta cancella tutto. Creazione di nuovo file. Eliminazione dati dal mazzo. Madonna, vabbè, inscription, intro, madonna mia. Rinnovamento. All'inizio il mondo non conosceva le carte. Ma che cazzo succede? Yu-Gi-Oh. Vabbè. Tutto cambiò quando un giorno arrivavano gli scribi. Ma sono i quattro No, erano tutti amici. Uno è lupo, uno è coso. Ognuno di loro ha il proprio metodo di incisione per creare le carte. Quello con le foto, quello con non so che, quello con la scopa. Se la donna c'ha la scopa è sessismo totale. Grimora usava la sua penna per incidere i epitaffi dei morti. Chi è? Cimice? Lesti è il boss. Usava la sua macchina fotografica per catturare gli animali. Questo. Pop è la carta. Usava uno scanner di particelle per copiare la CPU dei robot. Magnificus usava un pennello.
Ma era il lupo Magnificus. Forse me sto, forse so i mostri che hanno creato loro. E c'è stata la loro anima dentro. Gli scribi hanno rafforzato il proprio potere. Quando, ok. Finché un giorno è arrivato uno sfidante per sostituire uno degli scribi. Il tizio che ha trovato il floppy. O noi. Ma che cazzo stai a dire? Che cazzo sta succedendo? Scegli un mazzo iniziale e confermare la tua ambizione. Diventato Pokémon. Diventato Pokémon. Bello che. Lo faccio il giro. Non posso. Che piglio. Lesti? La tua ambizione è sostituire Lesti e diventare scriba delle bestie? La tua ambizione è sostituire Grimora? Allora. O Magnificus per il blob oppure Lesti. Perché è il boss. Io. Dai, il boss. Voglio sostituire il boss. Le carte sono state aggiunte alla tua collezione. E andiamo. Aspetta. Ma io mi butto. C'è qualcosa? No. Così Alessi, vabbè, sì, torna a casa Alessi. Minchia, Super Mario, cos'è questo? Ma niente gioco di carte. Finito il gioco. No, perché mi ha dato le carte. Ponte spaccato. Buonasera, signorina. Comunque c'ha pure il teschio, è veramente tipo me. Bau. Stavo giusto per fare bagagli. Ma ora che c'è uno sfidante tra di noi si torna al lavoro. Dovrei riuscire a mettere a posto questo ponte in massima trasparenza. Ci metterò esattamente il tempo che tu ci metterai a sconfiggere uno degli scribi, ok? Perciò ripassa più tardi. Va bene, va bene. Andiamo a vedere questi scribi. Lesti? Questo sarà quello del bosco, no? Amore, 273. Io ho cominciato, eh? Amore, sì. Mo se riesca. È la casa. No. Niente pesce, non passi. Niente legna, non passo? Hai aperto il forziere e hai trovato un pacchetto di carne. Il lupo! Il mazzo Digimon! Oh, ho trovato il grizzly. Ma questo è un altro tipo. Topi di campagna. Quando giochi topi di campagna, una sua copia si aggiunge alla tua mano. Sarcofago assume una forma più potente dopo un turno. Ok. Sto sempre... Corbezzoli. Quel dannato segugio si è perso di nuovo. Pensi di passare? Sì, speraci. Prima devo sapere se la mia cagnolina sta bene. Eccote. È esattamente la cazzo di... 2, 3, 7. Col cazzo. Beh. No. Ah, 2, 7, 3, scusate, sono un coglione. Voilà. Prendi una pila di carne puzzolente dalla cassaforte. Dal luogo in cui prima c'era la carne proviene un odore lieve. Modifica mazzo. Qua tocca imparare Yu-Gi-Oh! Real. Automaticamente come me lo mette? Così. Perché? Oh, l'ermellino. Quando era una persona normale. Mette 7 scoiattoli e tutta roba da evoca. Sì, va un po' a caso comunque, eh. Il mazzo adesso a farlo. Dai, eh. Allora. Io in teoria così faccio 2 danni. 3, 4. Ah no, perché questo separa.
3, 2, 3, 4, 5, 3. Dai, ci sono quasi. No. Non capisco il motivo. Allora, sono quelli che fanno via. Ah, posso spostare pure questo. Minchia, che bordello. Devo andare a mangiare, ragazzi. Infatti, me sto a chiudere, mannaggia a voi. Signori, ma come salvo? Ha salvato? Sì. Signori! Usciamo un attimo e ci salutiamo. Sto gioco ti piglia, lo vedi? Me sta a pia. Vado a mangiare, raga. Vi saluto a schermo intero. Aspetta, eh. Mi fa uscire, sì, ok. Aspetta. Dai, parti, su. Non parte, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Facciamo le grandi robe tecniche. Ecco. Bam! Grosso piccolo, grosso piccolo. Ecco, ecco. Signori, grazie per essere stati con me. Vado a mangiare, siete stati tanti, siamo divertiti. Mi sta a tagliare, mi sta a far tagliare sto gioco, è bellissimo. Raidiamo qualcuno. Sarò arrivato al 72% di questo gioco, sì. Spero di sì. Almeno al 37,8%, dai. Per cortesia. Chi posso raidare? Qualcuno di piccino, dai. Qualcuno, non lo so. Chi c'è sta? Amore? C'è Biona? Se c'è Biona, raido Biona. C'è Biona, dai, raido Biona, mo. Chi vuol dire da te? No, dimmi, dimmi, dai. Ah, raido sempre Biona. No, perché non ci so ancora, perché dopo mi sa che entravano pure i testi di Fierman. Ah, so. Vabbè, dai. Vabbè, raido Biona, raido Biona. La saluti, mi mando da Biona, ragazzi. Grazie per essere stati con me queste 3 ore praticamente. Vado a mangiare e vado a lavorare poi. E poi vado a dormire. Va bene? Vado a vedere i gattini. Aspetta, vabbè. Amore, portami Pipina random prima di fare il ride. Sta a dormire Pipina. Guardate come sta sto paro gatto. E fammola vedere. C'ha tutto il coso il riso abettiano. Vabbè, no, dai, stavo a mangiare, sono a mangiare. Vabbè, lo vado a prendere io, aspetta. Allora! Aspetta. Ho troppo ride, Morello. Voglio dire al pubblico a casa che io non sono d'accordo in questa strumentalizzazione del gatto che non sta bene. Che vengono chiuse apposta perché noi mangiamo e poi saltano sul tavolo. E lei soffre perché c'è il collarino. E lui la sta prendendo contro la sua volontà. Se sei chiusa sul tavolo, che stavo a mangiare i ravioli. Ma pure in amore dove stava lei? Stava giù la colazione. Guardate, ma sta bene, eh. Solo non si deve mangiare la godina. Guardala. Non vuole stare in braccio. Un gatto distrutto, guarda. L'umiliazione, non la posso vedere così. Povera stella del cielo. Signori, detto questo vi mando il raid prima. Oh, no, aia. 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 Mi ha bucato tutto. Ci vediamo dopo domani. Ciao, 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 ciao. Povera stella.